vuol dire porco Livio? Ma che cazzo ne sacci che? Ma porco Livio! Ovvio. Improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
ぶ心優しいだけじゃ守れないものがあるわかってるけど水面下で絡まる戦略透けて見える犠牲に出る罰Buonasera. Buonasera. Oggi hanno scritto tutti che Melia si triggera. Quindi siamo tutti contenti. Però secondo me Cominciamo bene. Teoricamente dovrebbe essere un bel capitolo. Cioè un bel Kizaru contro Rupi. Non vediamo l'ora. Reaction parte 2. Vabbè. Ma reaction parte 2, ma per quanto mi riguarda, hai rinnovato. O c'è qualcosa? Ha scritto ufficialmente. No, hanno annunciato che faranno la seconda parte. Ma sì. Dell'Imello aveva fatto un post dove diceva: ah, non la fanno, a godo. No, Dell'Imello sta bravo, cercando, sta cercando nemici. Ma sì, ma si sta ha visto. Nemici. Cos'è la cosa più accreditata? Che piace, sì, quindi. È un padre di famiglia, non c'è più tempo per venire a litigare, lascia perdere. No, invece rimani così. È giusto così. Allora, ragazzuoli, c'è il video dell'annuncio su Facebook Netflix. Bella Maiko! Grazie. Bentornato. Maestro, ci pensi lei a mantenere l'ordine animale? Ma che è Facebook Netflix? Bella Kiwi, là io ho sentito Elena. Sentito Elena, ha detto che dà la disponibilità al raggiungimento del sub-goal. Questo è un problema. Tornato oggi dalla Sardegna e non può mancare la no, su Insta e X. Italia è sempre Team Livio. Top 5 top posti visitati di sempre. Top 5? Ma Instagram che è Netflix, Netflix in generale? Livio apri qui, okay. Famo prima. Sì, ma c'era una top che... Vabbè, Maggio sta a vedere tanto. No, Maggio sta a fare un'altra cosa. Sì, vabbè. Che stai a fare? Sono io che sto a fare. Ciao capitano. Capitano, prima o poi diventerai un Livio. Dimmi che sta facendo qualcosa di utile all'umanità. In questo c'è che da fare a adesso. A se stesso è utile. A me anche un po' meno. Anche perché se mi scrivono a me certe cose. Io mi faccio i cazzi miei. Questa è una cosa utile a me. Top stesso. 5 posti da visitati. Visitati. No, da visitare. No, cioè, lo svizzero ha scritto visitati. Ah, ok. Allora il capitano che non capisce. Mi fido più dello svizzero. Top 5 posti più visitati di sempre. Top 5 posti visitati di sempre. Vabbè, quelli che abbiamo visitato noi, cioè i migliori 5 secondo noi. Incredibile. Tipo 3-4 diversi. Bella Boxis. Bella Boxis. Ciao. Mi subo solo per il maestro. Ciao Box. Vabbè, fai bene. Bill Common. Basta il tisano. Fai 10 km di bici ogni giorno. No, ma infatti, se fai 10 km di bici, devi mangiare pure la carbonara. C'ha senso. Occhio all'uovo. Lo mangia tutti i giorni, però. Se sei uno sportivo e hai un metabolismo abbastanza accelerato, va bene pure che te mangi quei due piatti di carbonara. Ma se capitano, quanti anni hai, capitano? 14, 15. Capitano. Ce l'avrà 15 adesso, ha compiuto. 15, punto. Bene, Maggi, ma la cosa di ruotare il polso che hai messo nelle storie è vera, prima volta che la sento. Forse mi ho spesso male, cioè, vuoi inquadrami? Intendevo questo. Capito in cazzo.
Non pensavo di aver creato questo dilemma morale tra tutti quanti voi. Inquadrami un attimo. No, inquadra me. Ma non questo. Ma non mi fai un cazzo. Voglio capire la dinamica. Cioè, non tenere il polso per... non tenere il polso in questo modo, ma guarda, al terreno, ma è questa cosa che hai scritto? Intraruotato all'interno, cioè, cioè questa è una flessione dell'angolo. Ma è questo qua che hai scritto sì, sopra? Sì, sì, Maggi, sì. Non lo scrive là sopra. Ma Maggi, ma non si legge un cazzo. Meglio così. Guardate la foto. Meglio così, perché guardate la foto. Che dico inutile. Guardate la piccolo foto. Piccolo consiglio per questo esercizio. Ruotate leggermente il polso per un maggior focus sul dorsale, sul gran dorsale. Cioè, non tenete il polso parallelo al mi inquadri un secondo, lo faccio vedere. Cioè, lo scopo è inquadrami. Quando sei già inquadrato. No, mi devi inquadrare, sì, mi devi inquadrare. Lo scopo è non tenere il polso. No, inquadra la mano sopra. Cioè, questo intendo. Che gag. Mamma mia. Ammazza. No, sono leggeri quei 50 kg Lupix, mi servirebbero molto più pesanti. Mi servirebbe prima un Vita 60, ma non ce l'ho. Lo scopo è questo. Questo guarda, sta... prima me la fai fa, prima finiamo. Questa non sta nella top 5 motivi per cui si affeziona. Allora, vedete questo movimento? Livio, come fai fa sta cosa? Così mi ma che cazzo ti ridi, porco? Sei un coglione. Ride. Ecco, ecco, fai giusto Livio 2, poi fai ride. Mario, porco, giusto Livio 2, poi fai ride. Dai, facci vedere sto movimento. Ok, mi devi inquadrare il polso. Vabbè, ve lo farò. Mo faccio una storia apposta. Lasciami. Grazie, Dre. Ciao, Tessa. Benvenuti, benvenuti. Dai, scherzo, vai, fallo. Lo scopo è non tenere il polso in questo modo rigido. Perché, ovviamente, quando magari se avete problemi di mobilità, andate a utilizzare. La parte direttiva e pare perché vai. Se siete su una pressione, come stavo io, leggermente più alto, fate questo. Intraruotare il polso, intendevo questo. Ma leggera flessione, ok? Quindi si apre l'angolo tra il gomito e il gran dorsale, diciamo, apre questo, e diciamo il movimento a mezzo nulla riesce a portarvi un roll, cioè un range of movement più ampio, aperto. Quindi, ma vale più che uno sa. Pensavo, cioè, mi sembrava una intro, non è che pulso flesso, sì, cioè non è che devi ruotare il polso, cioè. Mi sembrava abbastanza che magari hanno dovuto usare dei termini diversi, ma credo che si capisca che il concetto è questo. Perché poi se guardate la foto, guardate esattamente come faccio io, no? Io faccio, lo prendo e faccio questo. Va bene, basta. Va bene, allora. Ok. Allora, vediamoci sto video un attimo, è stata annunciata. Non è questo. Vediamoci un attimo sto video che è stata annunciata la stagione 2 di One Piece. Ciao discepolo. Buonasera discepolo. Buonasera. Va avanti, te un po' meglio. Ah, ma tra l'altro, guarda, sono dovuto andare via mio malgrado da casa, perché c'era mio padre che aveva messo a tutto volume Transformers. Lo stava godendo sul divano. Ma quale Transformers? Il primo. Ah, ok. Il primo. Stark. Mentre stavo parlando con Elena in camera, cominciava a dire tu, che culo. Allora, cioè i brividi, proprio, una cosa da dentro la camera, proprio una cosa incredibile. Lo vede One Piece, mio padre? No, e Gidio si vede Transformers, sì. Livio va visto fino alla fine. Vabbè, ma stai calmo. Va bene, un minuto e 40, cioè possiamo un minuto e 40, dai, possiamo reggerla. Lo creano tutto così. Questo è Ichiro. Poi, io veramente non riesco a capire perché si vuole censurare sempre e tutti sanno come è fatto. Sì, però, vabbè, perché no, ci sta una persona molto riservata. Ma non è vero. Perché... Però vabbè, è normale. No, in faccio lui non si fa mai inquadrare. Ma che... Però ci sono delle foto. Vabbè, ok. Gliele fai d'estraforo, sì, però lui di suo non si fa inquadrare. Se scrivi Ichiroda, c'è sta la foto sua, direi che hai fallito. Vabbè, ci sono letteralmente tre foto vecchissime. Luca Matteo c'ha questo bocca. No, questo è vero, sono poche, però si sa. Jisha Drama Ban One Piece Season 1 ikaga datta deshou ka? Netflix to Tomorrow Studio to issho ni nagai aida seisaku ni torikunde kimashita. Haishin sareta sakufin o 世界中の皆さんが楽しんでくれてるようで、制作人の苦労が報われて本当に良かったと思うし、その甲斐が。Aspetta, ci faccio il video sopra.
aspetta solo che ci faccia il video sopra. Che c'è trovi... unita. Che vuol dire c'è unita? Che trovi la voglia di farci il video sopra alla serie di One Piece. Livio 2, che vuol dire c'è unita? C'è inita. C'è inita. Immagino. Livio 2, non sai parlare italiano come Livio 1. Grazie Oda per questi peticado. Vabbè, dai. Atta to kanjimasu. One Piece o naganen suki de ite kureteru minasan. Konkai hajimete One Piece o tanoshinde kureta minasan. Hontou ni arigatou gozaimasu. Haishin kara 2 shoukan, totemo ii shirase ga todokimashita. Nanto Netflix ga. Filippo, rovini la magia. Grazie. Bella Pippo, 13 come ratto cornuto. Vabbè, ok. Ok. Allora, Zokuhen no seisaku o kettei shimashita. Inyakitachi, jissha ban Mugiwara no Ichimi no boken wa mada mada tsuzukimasu. Kyakuhon ga dekiagaru made mada mada jikan ga kakarimasu node, kinaga ni omachi kudasai. Sate. Comunque, sto Inaki Gozo, tutti è diventato Dio, è diventato. Tutti a parlare di sto Inaki Gozo. Non sa manco recitare, esatto, secondo me, però. Cioè... Che vabbè, come Daniel Radcliffe. Esatto, un altro, bravo, un altro che non sa recitare. Esatto. Harry Potter, tutti parlano di lui. Dimmi un film di Daniel Radcliffe dopo Harry Potter. Ne ha fatti un paio. No, ma tu non te li ricordi. Cioè perché... ma no, ma io perché non mi ricordo un cazzo. C'ha le armi. Sì, ha fatto anche un horror, tra parentesi. Carriera fallita la sua. Cioè, horror, trema il mondo. Un'altra clip. Mo la vediamo. Okarasaki wa Mugiwara no Ichimi ni yūshū na senyi ga hitsuyō ni natte kuru ki ga shimasu. Go kitai kudasai. Posso dire che sto video potrebbe averlo registrato chiunque. Sì, probabile. Cioè, hanno letteralmente messo... Oda ha detto, guarda che Oda è proprio un genio. E ha detto a me, devi fare le interviste. Ma chi se... Ma mando un tizio qualsiasi e gli metto la censura sulla faccia. No, ma bravo! In realtà grazie per questi peticato. Chiunque completamente scollegato a Oda. Sì. Cioè, nel senso, lo potrei aver fatto anche io. Sì, e poi Oda ha detto, ma sì, ma pubblica, ma che ti frega, ma che mo ci perdo pure tempo per l'annuncio della season 2. Sciocco. Si vede la qualità grafica comunque. Hanno detto fino alla fine, quindi vediamolo fino alla fine. Netflix a posto. Grazie Vincenzo per averci fatto vedere la scritta Netflix! Grazie Vincenzo! Va bene. Allora, c'era... No, lascia perdere la roba in cui io dicevo cose. Sulla palestra. Lo so, ma io la voglio rivedere. Ecco. Ah, perché ha messo le vocine? No. Allora... Palla di cane, bella, grazie, palla bentornato, di cane. Palla di cane, grazie mille. Grazie, grande. Ora ti aggiungo qui. Eccoci qua. 19 più 1 fa 120, mi pare giusto. Allora, eccoci qua. Manda avanti la chat. Mi pare perché vai, se siete su una pressione come stavo io leggermente più alto, fate questo. Glitter da riposo, te devo questo. Ma legge la flessione, ok? Quindi si apre l'angolo. A me mi piace perché sembra tipo una vecchia ubriaca, tipo, e fa, oh, dai, gomito il gran dorsale, dice apre questo, e diciamo in movimento a mezz'angolo riesce a portarvi un run, cioè un range of movement più ampio, aperto, quindi ma la ripresa che non lo so. Pensavo, cioè, mi sembrava un pulso flesso, sì, cioè non è che devi ruotare il polso, cioè girava abbastanza che magari hanno dovuto avere dei termini diversi, ma credo che si capisca che il concetto è però questo. Un braccio perché grosso, poi se guardate la foto guardate esattamente come faccio io, no? Io faccio sembra e faccio quasi questo. Coso lì. Sembra una coscia di pollo. Il boy, questo non è un massimale di 30 kg di trazione, io, ciccio. No cazzo 30 vai. 30 kg di trazione. Mi sono messo 30 kg in mezzo alle palle e mi sono tirato su. Leva prona, eh. No cazzo vai, Depo. Quante ne hai fatte? No, una. Fallo te. Fallo te. Ma prova anche a rimanere solo in piedi, magari, te. Ma se ci riesco, quanto mi non dai? Ci riesci. Non c'è proprio pericolo, vai tranquillo. 10 kg ce la faccio? No. 5? Leva prona, no.
Forse leva neutra, leva supina, forse. Io non so di che cosa stia parlando. È tu che tu fai questo. Cioè, un conto se fai così, un conto se esatto, fai così. O se fai così in leva neutra. E cambia l'attivazione biomeccanica. È quella che ti pare. Non è la stessa cosa. No, non ce la farei mai con 5 kg. Non ce la faccio? No. Vai. Full ROM? Ma basta aggiungere termini! Io che ne so! Distensione completa? Due o tre? Cioè che tu parti da completamente steso, con le braccia tese e ti tiri su. Okay. Senza salto. Va bene. Non ce la farei mai. Ma con Antani? Prego, Livio, quando te parli non ce la fai. Molto bene. Se ti tiri su in modi strani, che tipo cominci a contorcere, no, oltre, non va bene. Che riesco da così a tirarmi su 5 kg. Ora, devi arrivare... come la tecnica, non so. No, perché no, se cominci a fare i colpetti di rana tirando botte dei reni, non va bene. Beh, devi considerarlo valido omaggio. Io valido, cioè è una trazione valida. Grazie, vince lui, allora mi considero è una trazione valida, deve essere tecnicamente così, valida. Tipo così? Sopra al mento devi arrivare, almeno al mento qui devi arrivare. Va bene. Vai, prego. Mi sa che tu non hai idea di quanto ce la fai. Va bene, si prova, la vita si prova. New Irling Coming. No, io sono un arbitro neutrale. Ma è vero, ci guadagni la vittoria. No, è vero, io... Cioè, secondo me tu stai sottovalutando una cosa, la lunghezza delle tue braccia. Ancora sto aspettando i 50 kg, eh. Erano quelli che ho alzato io, eh. Oh, facciamole tutte e due. No, tanto dobbiamo fare questa IRL in una palestra. Anche in una casa quella cosa. Sì, la trazione con i 5 kg. I 5 kg che ti dà? No, io ho la catena. No, ce l'ho io. Ci ripotrei avere la catena. A casa del Muori. Esatto, il pastore. Quella è la mia forza. Perché c'è la sbarra. No, è troppo bassa per Livio. No, oddio. No, vai, se piega le gambe no. Ok, andiamo. Però adesso il Muori se ne sta andando. No, non si può fare. Eh no, bisogna trovare una sbarra da qualche parte. Luca, va bene. No, vabbè, puoi trovare tipo questi parchi che hanno l'attrezzatura in stile calisthenic. In giro lo puoi trovare un parco. Va bene. Vabbè, io 50 kg sono sicuro. Questo, vediamo. Mi devo portare la roba a Luca. Cazzo, non posso portare 5 kg appresso. No, effettivamente 50. È un problema. Anche quella 50. Sì, no, a Roma, volendo, semmai al parco degli acquedotti, se non mi sbaglio, c'è proprio una zona di vita. All'Eur. Per chi non lo sa, c'è un'altra scommessa ancora in pending, secondo cui Livio sarebbe in grado di alzare 50 kg. No, ok, era esattamente quella cosa che ha fatto vedere. No, non con una mano, devo alzarlo da 50 kg con... Da una panca. Con due mani da una panca, tirarlo su e poi appoggiarlo a terra. No, esattamente quello che... La panca è quella che avete visto prima. Quella è una panca. Vai, fai vedere come si fa. L'hai messo il coso? L'hai tolto? Sì. Vabbè, lascia stare, poi vi farò vedere. Ma che cosa? Che no, per farti l'altezza... Quanto è alta una panca? L'altezza di una panca da cui parti. Mezzo stacco tipo. Vabbè. Mezzo stacco? No. Lui parte da... Cioè, il manubrio sopra la panca. Come rimettila. È così capisco. Dai, su, rimetti un attimo. Instagrammer. Che è sta roba? Ah, ok. Allora. Come cazzo ti chiami? Alessio Maggi? Alessio. Al secolo. Alessio Maggi. Ecco di qua. Stoppala poi, appena parte stoppala. Ok, questa è una panca. Parte subito, vabbè. Vabbè. Comunque questa è l'altezza della panca. Da questa posizione tu devi prendere il peso senza ovviamente senza usare le gambe, lo devi alzare il peso. Devo alzarlo e poi buttarlo giù e metterlo giù. Lo devi alzare senza usare le gambe, cioè non è che ti dai la ti usi le gambe come perno. Allora va pure bene. Comunque, ogni volta si aggiunge una regola in più. No, non è la regola in più. All'inizio era... Tu hai messo un peso di 50 kg e un tizio non è riuscito a spostarlo. Certo. E io ti ho detto, io ce la faccio. E tu hai fatto, è impossibile. Poi da adesso stiamo aggiungendo regole. No, non è aggiungendo però, regole. Vabbè. No, vabbè. Tu che scambi. Esatto, però, se tu prendi e lo fai gambe, ruotare... Sì, esatto, se tu prendi e lo fai ruotare... Però va bene, no, me l'accordo. Perché se tu prendi e lo fai ruotare utilizzando il ginocchio come perno, grazie al cazzo.
cioè come perno, come rinforzo della presa. No, lo devo alzare. Ok, quello sto dicendo, senza usare le gambe. Ma no, non lo posso trascinare. Lo no, alzo lo, e no, lo puoi, guarda, quel peso da quella da panca lo potresti tranquillamente alzare di gambe senza braccia. Si può fare tranquillamente. Sì, e se hai capito quello che sta intendendo Maggi, cioè... ti metti sopra la panca, ok? E sfrutti la coscia. Sfrutti la leva delle gambe tenendo le braccia tese. Quello lo stai alzando di gambe, non di braccia. Ma ci mi metto sulla panca. Certo. Ah no, non salgo sulla panca. No, non so, no, non deve, cioè le due gambe non devono toccare il peso. No, esatto, no, non devi utilizzare le gambe per alzare il peso. No, non toccherò il peso con le gambe. No, non c'entra niente. Guardami. Mi dico, no, così capisci. Mo, tra due settimane sarà, poi lo devi alzare, no, sulla testa. Dai, facci le cose. Se tu sei così, stai il peso e fai questo, questo lo stai alzando di gambe. Ok, hai sì, in questo caso sì. Scusa, quel tizio devi partire, non lo voleva spostare. Devi partire dritto. No, quel tizio ha provato a tirarlo. Ha provato a fare col peso. Questo non è riuscito a alzarlo. E poi se n'è andato. Certo. Perché lui aveva la regola che le gambe non le poteva usare. No, perché vabbè, poi c'è probabilmente sono arrivato io. Gli ho detto, probabilmente sono arrivato io. Gli ho fatto così. Vabbè, nel senso, così, non devi usare le gambe. Dai, su. Non mi sembra difficile il non usare le gambe. Va bene, va bene. Devo avere le gambe tese. Non devi fare uno squat. Bravo. Devo avere le gambe tese. Vabbè, nemmeno tese, semiflesse. Non devi fare leva sulle gambe. Cioè, non devi alzare le gambe. Avrò mentre... le gambe tese. Ok. Ti fai male, eh? Vabbè, vediamo. Va bene, avrò le gambe tese. No? Poi basta regole. Sono finite. No, è sempre stata questa. Non è mai stata cambiata. Non lo devi usare con le gambe. No, sono tipo due o tre regole no, già, eh. No, sì. È sempre la stessa. Posso salire sulla panca. No, ma che vuol dire? Che io vado a un carcio? Ma che discorso posso è? Posso salire sulla panca? Posso chiamare un amico mio che lo alza al posto mio? Ma che discorso è? Ma non so regole queste. Queste siete che provi a scammare. All'inizio era sposta il peso. Non riesci no, a spostare. No, non è vero. Non se è vero. Se vuoi ti ritrovo la live. Sì, ma lui ti ritrovo la live e verrete debancati no, malissimo perché l'ho visto perché più volte. Perché queste dinamiche iniziano a prendere il culo. Panca, quando diventa seria. Mai nessuno ti ha detto che potevi salire sulla panca. No, infatti non c'era proprio come regola. Non c'erano regole. Non riesci a spostare un peso di 50 kg e poggiare per terra, cioè questo era l'inizio, poi si è evoluto. No, ma se è furbo non lo tirate perché, in bicipite perché se lo spingi non è che non lo puoi spingere, cioè, spinto ci sta che lo vedi, allora è nella tua mente che tu decidi quale cose si possono fare e quale cose possono fare, devi sollevare, no, perché secondo la tua teoria del non riesci a spostarlo vale pure spingerlo. Ma infatti, ma no, perché quello magari se lo butti di sotto stai, poi fai del danno. Hai capito? No, sì, stai di cagate. No, sei tu che stai io voglio di cagate. Che ci provi anche Meliador. Ma non è lui la voglia. Voglio che ci provi anche Meliador. Competizione. Voglio sei che ci tu provi quello anche che ogni Meliador. Anche qua, anche sto oggi. Sto stuzzicadenti. Anche oggi. Io voglio che ci provi. E secondo me sono più forte di Francesco. No, ma lo vedi, sei tu. Facciamo una sfida di pesi. Sei tu che insisti. Facciamo una sfida di pesi. Sei tu che insisti a sfidare la gente. Ma non puoi dire agli altri di fare quello che fai te. Meglio cioè, non faccia il anche pavido. Anche adesso sei tu che hai fatto. Io ci riesco io con 10 kg, con 20 kg, con 5 kg. No, 5 kg. E no, prima non hai mai detto, sono. Prima hai detto. Io gli ho chiesto a lui, ho detto "A secondo te ce la faccio?" No. E poi ha detto "Se ci riesco che mi dai?" E tu lui gli ha fatto "Non c'è pericolo, ci riesci." L'hai fatto 10 kg? No. 5 kg? No. Dai. No, ma perché poi tu hai un grande problema. La leva lunga. Cioè tu a differenza mio, a parità di peso, percorri più spazio. Quindi sei molto più svantaggiato. E questo da gente come te di solito non zavorra. Per una questione di leve. Hai le leve troppo lunghe. No, ma queste cose se non le sai fare rischi pure fatte male. Cioè, ma perché mi devo mettere a farmi male? Rischiare a farmi male. Cioè ci vuole questo. Alzare sti pesi. Francesco è sempre io. Ma no, ma non è vero. No, io uno e due non si mettono in gioco. Ma che cazzo, ma io ho sacrificato una cazzo di caviglia per giocare. Infatti te su delle cose. Io vorrei ricordarti che hai perso. Cazzata, abbiamo fatto in maratona la sfida e hai perso, quindi devi stare muto. Attenzione. Stare muto. Attenzione. Muto. La muto, cosa in silenzio. La cosa del tempo è stata detta dopo che l'ho fatto. Ma che cazzo stai di? Commettiamo? Cioè 50 euro. Non mi ricordo. 50 euro. E se della cosa del tempo, chi ci mette meno tempo è stata detta dopo che io avevo fatto. E la sfida, in che termini la vuoi far vincere? Chi li fa meglio? Uno dei due muore. Chi resiste di più? Allora, meglio è un concetto relativo. Perché devi prendere in considerazione delle problematiche biomeccaniche anche di leve. Se tu c'hai un problema, una spalla per vabbè, te. Comunque, non era stato detto. Cioè, se tu sei poco. Se vuoi fare la sfida, la facciamo. La vuoi fare di forza? Tu hai detto che sei più forte di lui. La facciamo di forza. Decidiamo un esercizio, lo facciamo di forza. Va bene, mi piace. Facciamo un sub goal, dai. Un sub goal, vabbè. Sub goal su sfida... domani facciamo un sub goal. Sfida a Meliador Livio di forza. Mi piace.
Va bene, dai. Allora, andiamo avanti, che qua c'è un bel po' di roba da vedere. Sfida di powerlifting, sì. Stavo pensando alla stessa cosa. Allora, il braccio di ferro non si può fare perché io sono mancino e lui è destro. Panca piana, vediamo, perché secondo me quote e stacco per quello che alzano loro non si fanno male. Panca piana c'ho pure se sfondano le spalle, però vediamo. Stacco sicuramente. Non mi voglio fare male. No, no, sì, stacco, non, stacco non ti fai male. Stacco da terra potresti non farti male. Potresti non farti male. Beh no, panca io, sono abbastanza sicuro che ti fai male. Io per il canale me la collo, mi faccio pure male. Vabbè. Io vabbè, sono stato male tipo 3 settimane dopo la partita. Vabbè, lo anime mo, in palestra mo fanno fa, però se poi troviamo un posto. Di arma Gotead, sì, vabbè, una fusione. Stacco non hanno la tecnica per farlo, sì. Però la cosa bella dello stacco è che se, non va, se il peso non va su, non è un problema. Se tu con lo squat scendi e non risali, quelli sono un problema. Panca piana, scendi e non risali, sposti la spalla, è un problema. Alle brutte, semplicemente, nonostante la tecnica fallace, lasci il peso, se è perché è una leva più vantaggiosa e lo butti giù. Ma se no, scusa, quello che fai così... Che il bicipite. Ok. No, ma la sfida è merda. No, vabbè, una delle lo sfide. Lo sai perché? Perché, perché, lui, perché pensa lui, di essere forte. No, no, perché lui nella sua vita l'ha fatto migliaia di volte. Ah, ok. Lui, il suo concetto di allenamento, e l'ho visto più volte, è stare seduto e fare... Ah, ok. Per allenarsi a fare le pippe meglio, capito? Bello, bello, bello. Se, che cazzo c'ho, un tronco. Sì, sì, è vero. Mi è piacerebbe, vero. Però, no. Gara di trazioni? Ah, anche. Grazie, mate. Volendo si può fare una gara di trazioni. Ah, gara di trazioni lo massacro. Perché lì si può fare a corpo libero. Va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi. Ma non te crede, svizzero, se lui sbaglia un movimento di punk. Cioè, se lui sbaglia un movimento. Non guarda, la panca no, piana no, è tosta. No, ma è una frazione. No, ma non c'è. Capita, no, ma per quanto. No, la Madonna. Cazzo, Livio, Livio Carcola, secondo me non riesce a alzare manco 30 kg di panca piana. Non te decapita. Secondo tranquillo. Me quella è la cosa meno pericolosa. No, dipende. Guarda un attimo, fai un micro movimento sbagliato con la palla, con la spalla, sei fottuto. Panca piana che stai sdraiato. Esatto, a 180 gradi. Ma è 100 il movimento. Tant'è che se non c'hai un buon arco toracico, la spalla, cioè tutta la gente si stucca le spalle, se la stucca in panca piana, non a fare esercizi a spalla. Secondo me 30 kg di panca piana li alza. Livio? Sì. No. Una sbarra da 20, ma dove? Sì, sì. Ma non c'avete presente, ma avete visto, ma noi voi Livio non l'avete mai visto. 30 kg totali? Sì, sì, sì. Guarda... Forse una malissimo, ma già non ci credo che una malissimo ce la fai. No, no, lo faccio, lo faccio. Ti fai male, Livio, ti fai no, molto no, male. No, no, faccio tutto quello che vuoi. Quello che tu non credi, cioè tu, ecco, mi dici il limite secondo non te Non è mio? Una questione di peso, è una questione che non è allenato. Non mi c'entra dici, niente il peso. Mi comunque dici, fa 65 kg. Andiamo in palestra e mi dici il limite secondo te che posso fare più 10. Più 10? Cioè, più 10 kg. 10... Ti fai malissimo, ragazzo. Qualsiasi cosa, tu mi... vabbè, poi in relazione non lo so, però di media più 10 kg a quello che tu pensi vedi, sia il mio massimo. Esagera sempre, Livio, esagera sempre, deve sempre andare oltre fino a che non diventa un coglione, cioè ci sono dei momenti nelle trattative in cui magari avrebbe anche ragione Livio, ma non ci sta, non ci sta, deve andare oltre, capito? E alla fine è il coglione. Ma perché io mi incredibile a fare queste cose? 50 di squat. Comunque quando facevo scherma 30 li alzavo. Di panca piana? Sì. Oh, ok. Però eri allenato e pesavi di più, Sì, cioè 16 anni fa. No, ma il problema non è... Guarda che in questi casi il problema non è il muscolo e il tendine. Sì, ma qua c'è... Se tu non hai tendini allenati... Io ho questo tendine... E soffri di epicondilite. È che infatti non faccio le flessioni perché mi fa subito male. E cioè il problema è in molti casi, lo dico a tutti, quindi piccola lezioncina... Non è il muscolo il problema. Se voi non avete i tendini allenati e non sono irrorati abbastanza di sangue, non sono abbastanza resistenti, perché il tendine non cresce a livello di ipertrofia come i sarcomeri, ma diventa più resistente e si irrora meglio di sangue. Tu magari muscolarmente c'hai la forza, ma il tendine non te vi appresso, te si strappa il tendine. Nel busco rimarresti sorpreso. Cioè dipende poi cosa. Ovviamente a Fioretto è... pesa un cazzo, sciabola la tieni in mano. Sì, sì, lo vediamo. One Piece, spada, dipende. Io, visto che dovevo tirare con la francese, in realtà tirare come tiravo io è molto faticoso a livello proprio perché avevo un'impugnatura particolare. Che infatti non usa quasi nessuno. Fate un sub goal. In realtà era un po' un problema. Decidono loro se vogliono fare un sub goal alto. Sub goal alto. Poi, in palestra. Poi non lo so. È difficile che una palestra ci faccia fare una cosa del genere. Ci posso provare, però. Vabbè, la tua. No, il problema è il problema devi riprendere. Non ti fanno riprendere.
Non ti fanno riprendere soltanto il... Ti rompono molto i coglioni. Dipende che... Cioè, quella pasta in cui lavoravo io facevo il cazzo, non mi pareva. Ma te ti riprendi? Io mi riprendo un minuto. Vabbè, non è una live. No, ragazzo, non è la stessa cosa. Guarda la partita di basket. Diamo fastidio agli altri. Dai fastidio, la gente non vuole essere ripresa. Magari quello parte l'allert, pensa no, non si può fare. Ma poi non te lo fanno proprio per le palestre. Vabbè, l'allert lo puoi anche Però per esempio, fare. Se la gara di trazione si può fare in un parco, per esempio... E eventualmente, se facciamo delle cose con non troppi pesi, io ce l'ho un po' di pesi, io ce l'ho un po' di roba. Quindi vediamo. Se fate questo sub goal, facciamo poi che in base ai sub raggiunti cambiamo i pesi sulla pacca per lì. Guarda, io vado male, mi piace. Però devo mettere tipo 1,5 kg, cioè minimo. Se no, è finita. Ci sta 1,5 kg. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, Aquaman, il regno perduto. È uscito il trailer. Meno male che è stato perduto. Oh, vediamo quanto tempo a schermo c'è. Il film di punta del DC Universe. No. Sì. Vabbè, a livello di introiti, sì. Aquaman è il film che ha incassato di più del DC Universe. Se floppano anche questo, è finita. Ah, secondo me molto dipenderà dal nuovo Batman. Dopo Batman è quello su cui devono punteranno tanto, anche perché Ben Affleck non l'hanno tolto, quindi. Sì, infatti il film l'abbiamo già visto, carino, molti effetti speciali. Invece questa è la concorrenza. Questa è la concorrenza, stiamo a posto. Guarda, a me fa veramente cagare, cioè, il primo è veramente un brutto film secondo me, però diciamo che non ho tante più aspettative per The Marvels. Vediamo. Guarda i Charlie's Angels. Mamma mia, ecco un'altra che è veramente. Sì, Aquaman. Higher. Further. Faster. Higher. Further. Faster. Show 'em what we got. The Marvels, experience it in IMAX, November 10th. Posso dire che Capitan Marvel che guida... Mamma mia. Che guida un'astronave non mi dà tanta sicurezza. Ma no, perché altro è un po' senza senso. L'unica cosa è se c'ha dei passeggeri, però. Vediamo la recensione con Matioski. E io chiedo a Mattia se vuole venire. sì, dai. Mattia deve tornare. Ma poi... è solo Leveling. Comunque secondo me sta per finire l'era dei supereroi, ve lo dico. Secondo me la prossima era sarà l'era delle live action. E insieme a quello, secondo me live action intendo anche di videogiochi. E comunque sia si andrà verso una narrazione più, secondo me, alla Game of Thrones avrà un seguito, uno strascico. Sì, sicuro. Va bene. Il serpente non ho mai visto. Sì, vabbè, il serpente è subito dopo. E l'occhialudo non ho mai visto. L'occhialudo. Quello all'inizio che fa tipo il cerchio di fuoco. Comunque sembra che ci punti, no? Allora, devo dire che non mi ispira. La prima reazione secondo me può spaccare. Quando è cominciato il trailer ma non è già uscito, poi ho detto no, è che le immagini del manhwa sono uguali a quelle del trailer, e secondo me questo è un buon inizio. Cioè, il fatto che istintivamente la mia mente ha pensato di averlo già visto è perché ha rivisto le stesse immagini del manga. Anche perché del è colorato, manga. Quindi... Sembra brutto, regà. Allora, Solo Leveling, detto sinceramente, è una cafonata che gasa. È una cafonata che gasa. Però almeno il manga funziona. Cioè, nel senso, io quando me lo sono letto è andato proprio fluido. Poi non è niente di incredibile, però di cosa parla? È un battle show. Allora, diciamo che è
pseudo isekai, non è un vero isekai perché non rispecchia esattamente, però l'idea è quella, cioè lui che succede una cosa al primo episodio, l'abbiamo letto anche in live, primo episodio, insomma sarà primo, secondo episodio, non so qua, magari poi il primo episodio più lungo, e da quel momento in poi praticamente lui vive nella società, ma al contrario degli altri che hanno comunque dei poteri, cioè un mondo con dei poteri, però tutti quanti hanno dei poteri statici, lui invece sale di livello, parte che è un pippone, ma lui migliora al contrario degli altri, cioè è come la cosa di Goku che essendo, cioè, riesce a gestire l'aura al contrario degli altri. Sì, sì. Poi ultima notizia di oggi. Vai. Questo è il primo visual teaser. Sappiate che per i 40 anni faranno un remake di The First of the North Star, che è il guerriero. Quindi faranno un nuovo adattamento anime di Kenny il guerriero. Li fanno tutto? Penso di sì. Bello, bello. Sono convinto lo faranno molto più veloce. Sono fomentatissimo. Questo vediamo, perché ci ho sempre avuto il pallino di portare Kenny il guerriero, però vediamo. Voi fate il recap di One Piece. Ciao Maggi. Ciao Maggi. Allora, oggi ragazzi, prima perla tra questa robaccia. Sì, vabbè, magari è una merda, però insomma la base è molto buona, quindi. Ma io onestamente spero vada bene su Leveling, perché è l'unico modo in cui c'è speranza e vadano avanti con Tower of God. L'anime di Tower of God è un po' brutto. Vabbè, però appunto, cioè io spero che aumentino i budget per i manhwa resi ad anime. Ci puntano sui manhwa, ci puntano un botto, perché vengono proprio finanziati al governo alcuni, quindi dal governo coreano. No, però io dico gli anime. Vabbè, anche gli anime di conseguenza. No, perché è fatto due spicci da War of God, cioè. Sì, vabbè, però allora, la grafica rispecchia molto quella del manga. Infatti pure il manga non è che mi faccia tanto impazzire. Ma in realtà dopo il manga migliora molto come grafica. Poi ovviamente ma in realtà in generale lo stile manhwa è diverso da quello manga, quindi ti devi piacere oppure no. Vabbè, però, no, aspetta, però Tower of God è disegnato secondo me molto peggio di Solo Leveling, per dire. Solo Leveling è molto più godibile, sì, da vedere. Ti devi piacere lo stile? No, però se devo scegliere mi prendo quello un po' più classico di Solo Leveling. Allora, Facciamo rivivere Sentomaru per farlo perdere una terza volta. Ci stanno altri tizi che prendono comandi da Sentomaru, che ne pensi? E poi viene sconfitto. No, io mi aspetto un bello scontro tra Rufy e Kizaru. Cioè, ora non si scappa, si sono dati il primo cazzottino, il primo calcino. Secondo te no. Guarda il titolo. Vabbè, dopo è un po' meglio, dai. L'irruzione di Orso, il tiranno nella Terra Santa. Vabbè, magari metà capitolo dedicato. Quello là si chiama Kizaru, il capitolo. Non c'è un cazzo di Kizaru, praticamente. No, ma come no? C'è il calcio alla velocità della luce contro la difesa impenetrabile. Ah, sei tu, Moro? No, sì, ma è interessante la tua teoria che la Sunny può essere Pluton, ci può stare. Il live action di One Piece si conferma un grande successo in tutto il mondo. E c'è Jimbe, vabbè, un po' a caso. Cover a richiesta degli enormi squali, Remora si affezionano a Jimbe e non lo lasciano più. PN Katahajime. Nota bene, va bene. Comunque la Sunny Pluton mi sembra. No, cioè, Poseidon è la cosa, quella minchiottina sirena. Poseidon parla coi pesci. Ah, certo. Non è Brook. La Sunny Pluton, secondo me, ci può stare, perché quello si ricorda i cosi, i piani, e ci ha ricostruito. Ci può tutti stare. Quanti che guardano. No, ma allora, lo sai perché non torna? Perché in teoria dovrebbero accorgersene quelli da CP, cioè Lucci, gli altri. No, è una reinterpretazione di Pluton. Che vuol dire una reinterpretazione di Pluton? Cioè che lui si ricorda i progetti e crea una cosa di questo stile. Va bene,
Va bene. Cioè, sarebbe strano che quelli della CP non hanno mai... Cioè, tra l'altro l'hanno lasciata 2 anni a Sabaudi, così. Vabbè, ma quelli che ne sanno è quello è Pluton. Vedi come una barca, sanno? Vedi una bagna... gli altri. Vabbè, è una barca, cioè, cazzo. Ma cosa è allora una barca? Una barca quella? La storia dei progetti. Vabbè, ma tu che ne sai che quella ha usato i progetti per fare la Sanni? No. Tu pensi ha fatto una è un carpentiere, se è bravo. Pluton, se è Pluton, è Pluton perché i progetti erano così. Se no non è Pluton. Non è che è Pluton ma non c'entra niente col progetto. Allora che cazzo di Pluton è? Sai a che servono i progetti neanche di Pluton? Abbiamo iniziato. Allora, Livio 2, ma tu l'hai già letto Livio 2? Ma certo che l'ho già letto, ma già avrò letto più di una volta. Dammi che ti è piaciuto ti questo sarà capitolo. Quattro zagagne. Va bene. Marigioa, ecco il flashback. È partito, Marigioa, ieri. Eccolo, è arrivato Orso, il nostro schiavo invincibile è tornato. Soldati, vi ordino di fermarlo, Vi ordino di fermarlo, Sia ben chiaro. Ancora non mi faccio un'idea sul capitolo. Addirittura. E io lo so perché. Io lo so. Sta aspettando che tu dici qualcosa. E ti dico no. Guarda, ti dico una cosa. Muto il microfono. Vabbè. Interessante teoria. È fondata interessante in qualche teoria, modo. Interessante, okay. Teoria. Perfetto. Livio 2, abbiamo detto che sei scemo. No, non è vero. Allora, abbiamo letto il nasale. È facile con Livio, c'ha il naso grosso. È inarrestabile. Guardalo. Amfamf. Dove sta andando? Amfamf. Ursus Shock. Maggi, chi arriva adesso? A Marigioa, i cavalieri divini. Arrivano i cavalieri divini. Adesso sì, lo sai perché arrivano adesso? Perché sei andato lui, perché sei andato no, perché sabato. Hanno presentati, quindi mo esistono. Dici prima, che arrivano adesso? Prima no, prima non esistevano. Dici che vai, arrivano vai, adesso? Vai, vai, vai. Carichi, carichi. Amp, che stai facendo? Top. Prima l'armata rivoluzionaria e ora tu. L'ombra, l'ombra, oddio. Maggi, prima del previsto? Sì. Se vediamo. No, ah, no, 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 no. Attenzione. No, 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 attenzione. Hai il più cattivo. Orso, un assalto di tale portata non ha precedenti. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? T'hanno ribartato Marigioa un mese fa. Ma non è vero. Vabbè, dal falso. Suo punto, dal suo punto di vista è peggio, dal suo punto di vista. Ma come questo è peggio? Sono arrivati dentro. Sono entrati nella stanza dei Im. Questo dove arriva? Che fa? Punta alla luna, Orso. Traduzione punta alla sbagliata. Luna. Qual è la traduzione? Traduzione. Livio 2, leggete lupi. Traduzione. No, la devo più a lupi. C'è il safe button. Aspetta, è più lupi. Alziamo le mani. Traduzione. Ma c'è già stato il conciliabolo. Traduzione. Lupi. No, ma questa è la più facile. Ma scusa, nel dubbio, intanto dici traduzione. No, guadagni sempre tempo. Vai sull'ho appena preso, Livio. Agghisare il flex. Ok, dai. Lupi. Questo? Sì. Ok. È già lui. No, quello era. Come cazzo si chiama? Piragna. No, quello era Piragna, non era lupi. Beh. Comunque vi dovete decidere. Io non so più che cazzo piace. No, loro dicono sempre. Ultimamente stanno dicendo tutti lupi. No, spesso mi dicono prendi Piragna. No, però vanno detto che lupi traduce direttamente dal giapponese. Lupix, sono arrivati nella stanza dei 5 astri di saggezza. Va bene, non lo sappiamo che c'è. Sono entrati nella stanza dei 5 astri di saggezza. E sai che c'è. Ma la stessa mortacci vostri. No, vabbè, andate a cagare. Ma che cazzo andate a cagare. Esattamente la stessa. Credo. No, la deluxe di lupi devi prendere. Ma vai a cagare. Credo che sia proprio. E proprio aspetta, voglio vedere un attimo la dimensione delle parole, perché secondo me è esattamente la stessa. No, però non ci sono i puntini di là cambia. No, ci sono. Allora guardate il punto a che altezza sta rispetto
al coso del balloon. L'altra traduzione quale? Attenzione. L'altra leva, Gronk. È alla stessa altezza, è proprio la stessa identica traduzione. Piragna non ha ancora non ha droppato. Come no? Io l'ho preso da Piragna. Che cazzo state a dire? Scusate. Per no, me la Deluxe. Forse ah, la Deluxe. Che cazzo. Ma scusa, ma chi sono scemi? Che no, perché da quello che ho capito esce la prima che è tradotta forse all'inglese e poi esce quella Deluxe che è tradotta dal giapponese. Se ho capito l'altra volta la spiegazione di Luca Mario. Vabbè, lascia lupi, che devo dire. Vabbè, che è uguale, dai, soltanto... metto ma no, ma poi sta cosa della traduzione sbagliata, cioè è una cosa che vale fino a un certo punto, perché ad esempio mi hanno scritto Chris, sfogliatore, mi ha scritto, no, ma quello di Lucci sei tu che non capisci perché la traduzione è sbagliata, nella traduzione in inglese dice morirà presto. Ma non funziona uguale, Robin non deve morire, deve rimanere viva finché non prende tutti i pugni Griff, perché li deve leggere tutti per trovare le armi ancestrali. Quando cazzo muore a breve? Alivio 2. Allora, oggi, allora, domani, no. Luca Matteo, ci dici la traduzione due anni e mezzo per cortesia? Vieni su Discord, Alivio 2, vieni su Discord. No, la domanda è, invece di dire traduzione sbagliata, mi scrivi la traduzione giusta allora? Perché sennò ogni volta traduzione sbagliata. Dimmi che cosa c'è scritto nella traduzione giusta. Senza traduzione sbagliata, così si brancola nel buio. Ma Orso è dei rivoluzionari tecnicamente. Cioè, nel senso, nel momento in cui. Cioè, nel momento in cui. Allora, lui è dei rivoluzionari. Lo rendi, diciamo, schiavo. Nel momento in cui si ribella. È una questa quella torna giusta. A essere quella dei rivoluzionari. Ma te la stessa. Che cazzo dici? Era un trollino. Ma vaffanculo, vai. Era una gag, Lipio. Pure che. Mortacci tua, ma poi è Maggi che lo legge. È Maggi. Vabbè, che vuol dire? È colpa di Maggi. Che vuol dire a me questo? È colpa tua. Che vuol dire a me questo? Mi scrive no perché prende lui. Ma io che ne so. Allora, andiamo avanti. Calmi, no, comunque sia, io per rispondere a chi era. Ah, in inglese che ti ha tradotto. Mi ricordo che mi ha detto prima, cioè, io mi aspetto che arrivino i Cavalieri Divini, ma perché se li hanno presentati come coloro che dovrebbero esattamente intervenire in queste situazioni? Cioè loro sono quelli che devono difendere i draghi celesti. Cazzo, arriva la gente dai draghi celesti a fa macello e ogni volta mi fa vedere i Marine. Ma perché? Che stanno i Cavalieri Divini. Vabbè, comunque effettivamente la teoria per quanto riguarda prima intende nel complesso nell'ultimo ma in periodo. Realtà no, perché nella traduzione, se tu vedi Mara che ti ha mandato in inglese, dice un'altra cosa. Va scorri in alto. Ma quella in inglese è quella giusta oppure quella inglese è a caso? Però questa traduce proprio in un altro modo. The damage you've done here is unexpected. I danni che hai fatto sono inaspettati, Kuma. Sono senza precedenti. Sì. Scusa. I danni che hai fatto sono senza precedenti. Allora, questa già c'ha un po' più senso perché ha fatto l'Ursus Shock. Allora, io non lo so quanti danni hanno fatto comunque i rivoluzionari quando hanno invaso Marigioa ogni volta arriva questo cazzo, che c'è la laurea in giapponese. Si può fare di più. No, ma più che altro io veramente non riesco a capire se traducono dall'inglese, cioè cambiano proprio i balloon, cioè mettono una cosa da una parte, una cosa dall'altra. Cioè non capisco perché hanno cambiato proprio la disposizione delle parole. Non lo so, non capisco. Se Sora parla di entrambi gli assaltri, quel you e voi e non tu, e allora però perché dice Kuma? Lì lo fanno come cazzo di pare. Scusami, no, svizzero. Basta che passi il senso. Comunque notate la differenza che quando un personaggio non è Rufy, ci va a Kaino a spaccargli il culo. Quando invece un personaggio è Rufy, ci va a Kaino, ci va a Okiji, ci va a Orso. E va Kizaru, tutta una banda di rincoglioniti. No, vabbè, mo Kizaru, adesso che può perdere effettivamente, ci è andato. Ma voglio vedere. Adesso che Kizaru può perdere. È andato anche a coso, a Sabaudi. Sì, vabbè. Vabbè, lì c'era Rayleigh. Dice, vabbè. Vai. Ok. Va bene. Ma in Livio tu non puoi più leggere i capitoli se mi impari il giapponese. Grande ammiraglio! Uff! Che soldati inaffidabili, eh? Eh? Akainu,
Ieri a cena abbiamo chiesto dell'aragosta e ci hanno risposto che era finita. Fai qualcosa, fai qualcosa. Ma perché? Cioè, vabbè. È una cosa inammissibile. Che è successo alle scorte di Marigioa? Inoltre, guarda cosa mi ha fatto quell'inutile schiavo di orso. Ti ordino di giustiziarlo all'istante. Giù, ispanico. Vai, spanico, all'attacco. Spanico. Orso, pare che... Anf, non riusciamo più a controllarti. Mamma mia, comunque, non lo so, anche io a volte è disegnato proprio di merda. Boh, vabbè. Sei troppo pericoloso per lasciarti scappare. Non hai più un briciolo di umanità. Sei solo un cadavere ambulante. Dove credi di andare? Nota, in giapponese Meigo, segugio degli inferi. Ah, è quello il prossimo, credo, la mossa che gli fa. Grazie del nocettino. Segugio infernale! Allora, gli ha dato una manata sul dorso. Allora, l'ha colpito in alto a sinistra, cioè... ecco. Sì, Dimitri, grazie. Questa è fatta. Questa meno è fatta. Male, molto danneggiato. Bravo, nocettino. No, no, non morto, direi. No, aspetta. No, ha fatto un colpo con un'area d'effetto di questo cerchio, sì, diciamo. Sì. No, secondo me è disegnata... Di striscio. Prima... No, ma... Vabbè, non mi piace. Ha mirato la testa e come ha schivato. Sì, quanto pare c'è ancora del sangue in te. Fermati, orso, scappa, Mirdina. No, non uccidermi, ti prego. Calcetto. Ah, la lava ha preso Kuma. Ha tipo slavato qui. Cioè, questo è il piede di Kuma che è stato... Kuma ha fatto, si è autofatto l'Ursus Shock per andare via, però il piede è stato preso, quindi sta senza zampa mo. Ah, l'ha amputato? Scappa via così? Sì. Ma scappa quando? Sembra di sì. Sì. Lava, come lava! Abbiamo abbaia quanto vuoi, ma Orso non riavrà indietro la sua coscienza. Si è offerto volontario per diventare un'arma egli stesso. Nota, in giapponese viene utilizzato il termine sento eik, letteralmente arma che combatte. Bugiardo, lui non lo farebbe mai! Questo è un flashback nel flashback, bellissimo. Non mi abbandonerebbe. Bugiardo non mi farebbe mai. Non mi abbandonerebbe. Dov'è finito, Orso? Per mi abbandonerebbe un'idiozia simile. Madonna. E lo sei fatto scappare, grande ammiraglio. Dove sarà? Non vi è nessuno, Orso. È untouchable. Dove potrebbe andare un burattino senza anima? Dal suo creatore. Sì. Quello di Kuma e Kaino non è un flashback. Che cosa? Yes. È successo ieri. È successo ieri e c'è il contorno da flashback. Come lo vuoi chiamare? È successo ieri. Non è che c'è un minimo di tempo. Anche se è successo un'ora fa un flashback. Libere opinioni di tutti, che cazzo. Stiamo parlando di Akainu che parla con... No, credo intendesse quello prima. No, io ho detto che è un flashback nel flashback. E loro hanno detto che Kuma e Akainu non è un flashback. Si è ricreduto, che bravo, brava persona. Vedi? Meno male. Bravi ragazzi, stiamo migliorando, dai! Allora... Prossimo. Nuovo mondo e Ged. Ah, ecco questo. Oh, cazzotti. Roar! Distruggete i Sea Beast Weapon.
Ah, i mostri ciattoli, sì. Ah, perché adesso arriva, vedi, adesso che stanno combattendo arriva. Eh no, lui ha dato già l'ordine, gli ha dato. Ah no, direi pacifista. Arriva l'orso, arriva l'orso. Dirigetevi su Fabirio Face e occupate l'isola. L'ammiraglio Kizaru si è già introdotto sul Labo Face, sopra le nuvole. E sta combattendo con Ruffy. Bravo, bravo ammiraglio. Ciò che mi aspettavo dall'uomo che ha sconfitto Kaido. Ok. Ok. Sei formidabile, tuttavia, perché cerchi di proteggere Vegapunk? Sei un pirata? Prima rispondi a questo. Perché volete uccidere testa di mela? Sì, lo so. Era quello che era strano, perché non capivo perché non è già trasformato in Gear Fifth, però vabbè. Per me la cosa strana è che in Gear Fourth combattono a una velocità simile, ma vabbè. Vabbè, cioè... Non sono io a volerlo, eh? Ma quanto è salito! Ah, Luca Matteo va alla velocità della luce, incredibile. Io non vorrei affatto ucciderlo. È un mio vecchio amico, quindi... No, quindi... Cioè, perché un conto è però, un conto è quindi... Non rendermi tutto ancora più difficile. Accelerazione. Accelerazione implica forza. Accelerazione, Livio. Sei ricordato che effettivamente se vai molto veloce il danno da onda d'urto è molto forte. Vediamo. Anche se, cioè, comunque posso dire che, cioè, che cazzo è sta... Cioè, che cosa sta succedendo? Cioè, gli sta andando addosso. Lui è fatto di luce. Gli ha lanciato qual... Madonna mia. Ma che gli è successo in sto capitolo? Ma che è? Mamma mia, che vignetta di merda. Ha fatto grande mossa di ma luce. Ma questa è pure una vignetta di merda. Sta diventando luce. Quella è la velocità della luce. Riesce ad accelerare la velocità della luce. No, no, ho capito. Testata di luce. Ho capito. E la vignetta mi fa cagare. Bella testata di luce. Va bene, ok, sta arrivando. Ha preso la rincorsa. Usa la testa! No, no, vabbè, il problema... Vabbè. Dai, no, non mettiamo in mezzo la fisica. È inutile. Perché il problema è che in teoria la velocità della luce... Ma dov'è Livio 2 che parla di velocità? Avere una massa con cui colpire qualcuno diventa un'idea un po' particolare. Però, Gibilino, lo so, no, che ci sei. Ho fatto chiocciola a Luca Matteo, no, quindi so che ci sei. Vabbè, ma non dobbiamo prendere la cosa, cioè il concetto fisico, ok? No, infatti, cioè, dovrebbe giustificare un altro motivo per cui lui alla velocità della luce ammassa nel. No, lui, tuo no, manga Luca che, Matteo dice, che va bene. Luca Matteo sta andando alla velocità della luce. Luca Matteo dice che va alla velocità della luce, però quando narrativo. Deve dare un cazzotto diventa corporeo e quindi rallenta. Secondo me è più un problema narrativo la velocità della luce, perché è un manga che si costruisce sulla difficoltà di scoprire cosa hai davanti a te e sulla difficoltà di avere una connessione costante tra i vari posti del mondo, che dà vita a tutta una serie di dinamiche che sono tipiche di One Piece. Media del bancato. Se va bene, dai, andiamo. No, ma non so del bancato. No, attenzione, in realtà è quello che dico io da più di un anno e voi mi date contro. Io dico che la velocità della luce in One Piece non è la velocità della luce nel nostro mondo. E quindi è inutile pensare che sia paragonabile a quello che noi percepiamo come luce. È un'altra cosa. Cioè, è un'altra cosa. Quindi è inutile dire che va alla velocità della luce secondo noi. Va alla velocità della luce secondo loro. Che è un'altra cosa. Un'altra cosa. Va bene, non è mai dai. Abbastanza, Lupix.
Questa l'abbiamo visto. Questo è il Vegaforce, il robottone che l'umanità sogna. Ah, gli ha distrutto il robottone così. Perché gli sta sul cazzo. No, si è frapposto? No. L'ha mirato. Vedi? Non si è frapposto, lui l'ha proprio mirato. Ammazza, ma distrutto, ma questa cosa in teoria non gli interessava come cosa di studio, no? Ormai si spacca tutto. Vabbè, anche per dimostrare superiorità. Bah, sì, vabbè, spacca Rufy per dimostrare superiorità, scusa. È Rufy che lo distrugge. Com'è, ha tirato Rufy? Un calcio Rufy. Rufy l'attraversa, Rufy è finito lì. Ma che cazzo dite? No, non è qua, dopo. È il Vegaforce. Ah, mi sa che Rufy è quello piccoletto che vedi là? Sotto al braccio grosso, sopra la gamba. Quella cosetta in mezzo. Sì. No, è questo Rufy. No, non lo so, non lo vedo io Rufy. Ma che sta a dire? Questo è un pezzo di... Si vede benissimo, Livio. Gli tira un calcio, Dio mio. Ma che cazzo dite? Ma questo... Si prende Rufy che finisce sul robottone. Guarda che Kizaru tira un calcio a Rufy e va addosso al robot. Vai sopra. Ma questo non è... Ma siete ciechi? Vai sopra, Livio, vai sopra. Livio, Kizaru colpisce Rufy. Allora, questo è Rufy. Che sta volando. Cioè gli ha dato un calcio a Rufy che è questo e gli è andato addosso. Ok, comunque sia, cioè raga, nel senso... Aspetta, questo cioè, potrebbe essere questo il robottone di luce. Questo potrebbe essere il robottone in lontananza. Ma questo, cioè, ma può essere anche un colpo di luce che parte. E lo hanno capito tutti tranne voi, Va bene, andiamo giù. Mamma mia, male Livio oggi, Ma sì, ma come me? Cioè, proprio. No, non è vero. Cioè, proprio... Si capisce dalla dinamica, dice sì, Livio 2. Sì. No, voi l'avete capito perché avete letto anche le pagine dopo. Questa è la verità. Ah, sì. Questa è la triste verità, come ogni volta. Questo è vero. Che adesso andiamo, guarda. Scommetto che tra poco sarà tutto chiarissimo. No, vabbè, perché lo dice, ci sono finito addosso, sicuro. Comunque non è chiaro, ragazzi. Cioè, non è chiaro per niente. Perché questo potrebbe essere anche un colpo di luce, anche perché tra l'altro lo fa. Cioè, il Kizaru, perché io mi ricordo. E guarda che lo stanno tutti leggendo in live per la prima volta adesso. E tu che non sai leggere. No, non tutti. Raga, ha detto che lui... io sono contento. No, guarda, prima lettura. Io apprezzo il fatto che ci siate arrivati. Io non ci sono arrivato. Cioè, per me non è una dinamica chiara questa, per quanto mi riguarda. La vecchiaia, cioè, questo non deve essere per forza Rufy. Cioè. Lo stacco che c'è tra questa vignetta e questa. No, ma secondo me non è una questione di quello che non deve essere per forza lui. È una questione che io non vedo il colpo. Cioè, forse le onomatopee. C'è scritto SBAM. E allora magari è più chiaro se tu lo leggi con l'onomatopea. Ma l'onomatopea in giapponese io non la riconosco. E questo per me. Cioè, non ho niente che mi dica il che questo pezzo è già all'altezza della pancia. Questo di quello lì. Quello lì è questo. Rufy. Questo. Quindi devo dire è chiarissimo. Beh sì. È una nuova. E cioè. Poi vabbè guarda, non dico niente. Vabbè, Ar lo può dire anche perché vede che gli sta arrivando il colpo, Non è mica per forza l'ha già colpito. Cioè puoi anche rosicare perché vedi che ti sta arrivando il colpo. Ma Ar lo può dire pure lui. No, lo dice lui, lo dice. Cioè, lo dice il colpito. Dice no, quello il colpitore è stato colpito. Esatto, il colpito. Vabbè. Secondo me non era chiaro. Però però basta che lo capiamo noi, non è un problema. E questo è Luffy che continua ad andare. Vabbè, è esploso. Sì, è ma eccolo, vedi che lo dice Luffy, eccolo qua. Ecco perché si capisce la cosa. Ma mo si rialzeranno. È andato addosso al muro, quindi si capisce. Boing. Lì c'è la Mer, c'è la Sanni che è cascata. Che dovrebbe essere polverizzata no, in questo momento. È fatta del legno indistruttibile. Sì, legno indistruttibile. Sì, sì. Anfanf, Frankie, Bonnie, scappate! Lilith, il Vegaforce 1 sta per...
Questo è come si liberano della, della DOM. Vediamo. Merda, quello era il robot dei nostri sogni. Maledetto, lasagna a posto? Cappello di paglia è volato via. Dannato Kizaru. Come sei diventata grande, Bonnie? I giovani dati crescono proprio in fretta. Tu odi il dottor Vegapunk, vero? Sappi che ci hanno ordinato di ucciderlo. Ha cambiato voce Kizaru. Ah, perché, è sempre, cioè, sì, sempre sì, lui. Kizaru, certo. Sì, anche qua non è chiaro. Non è chiaro perché, cioè, mo perché messo, effettivamente sì, dice, perché ti hanno ordinato. Vabbè, no, dai, qua e qua, no, dai, sono i tre puntini di sospensione, te lo fanno dire, te lo fanno capire. Cosa? Cosa? No, dai, questo balloon è riferito, balloon è riferito palesemente. Allora, sì, nel, per quello che dice è Kizaru. Sì, però, nella però, vignetta è lei. Però, che lo dice. Sì, vabbè, però se leggi il contesto, va verso la bocca di Bonnie, però, dai. Però scusami, se tu leggi il contesto e vedi quei tre puntini che si riagganciano ai tre puntini dopo, che pensi? Che può essere un'altra persona che, no, intervenga. Questo, questo è, questo in, attorialmente sarebbe tipo una pausa di sospensione. Ah, sai come si fa qui? No, no. Si fa un coso lungo. No, no, ma io guarda, perché cioè, può essere anche che, io sono d'accordo con la chat, può essere anche che lei gli, gli finisce la frase. Mo, di nuovo, secondo me non è così per la dinamica. Però, però è C. Che gli finisce la frase, ci hanno ordinato di ucciderlo. Beh, lei finisce la frase dicendo C, dice D. No, infatti, infatti non è così. Però il balloon, visto che lo metti là, metti la freccetta in alto, ok? Che si allunga un po' verso Kizaru. Non la mettere esattamente a livello bocca di Bonnie. Ma ripeto, secondo me se metti però in questo specifico caso, parlo solo di questo, i tre puntini di sospensione ricollegano. Cioè, se non ci fossero stati tre punti di sospensione, avrei detto, avete ragione voi, però quelli, ragazzi, dai, sono ovvi. Ci può stare, nel senso che, però è innegabile che in un fumetto, se tu non avessi questa, questa vignetta a destra, tu penseresti tranquillamente sta parlando lei. Cioè, qua in, poteva metterla ovunque, se l'avesse messa qua in alto la freccetta. Ma ok, non c'è, ma io non capisco come facciamo a non trovarci d'accordo manco su sta cosa. No, no, per loro è, ma non sapete leggere i fumetti o è Oda, dai, che qua ha fatto una puttanata. Due. Ma no, ma non è neanche detto che è Oda, dipende chi la, chi, se, se l'hanno cambiato. È un po' caotico, ma capibile per il senso della frase, ci sta. Ecco, questo lo accetto. Non sapete leggere i fumetti. Non è più lui il mio bersaglio. A fondo temporale, ma non l'ha appiato, però lo sai com'è. Non rientri nella missione. E come mai non lo prende? Mai? Non costringermi, perché è fatto di luce. A parti del male. Non c'è una chi abbastanza forte. Mannaggia, c'è una chietto. Ma no, ma è che lui è troppo veloce. Non la sta proprio a PA, forse. Nota in giapponese Toshitsuki, letteralmente trafiggere l'età. La scrittura riporta invece il kanji di trafiggere e tracce di morte. Bello. Ok. Fermo lì, c'è! Bonnie! Dannato Kizaru! Radical! Sì. Frankie, anche io avrei sparato un raggio laser a Kizaru. Devo dire che è proprio una buona idea, Frankie. Bravo. Stavamo tutti aspettando il momento di Frankie all'interno della saga di Vegapunk, che insomma doveva essere il suo momento ed è arrivato, signori. Bonnie non ha lag. È arrivato. Vabbè, ammazza, ma che non hai visto Frankie lasciato in disparte? Ma che dici? Ma che non lo vedi? Ha lottato contro Kizaru. Mo l'ammazza. Che cos'è, Mara? Che mi hai mannato? Una frase in inglese. È scomparso, non ci voleva, stella in pericolo. Ah, vedi, in inglese parla lei. Ti hanno mandato una clip. Quindi avevamo ragione noi. No, però dice proprio parole completamente differenti. Oddio, che bello. Incredibile. Oddio, che bello. Io ricercherò i nick di quelli che hanno detto, è chiaro. Ma perché basta seguire, no, un senso logico. Io ti giuro, voi mi farete
ammazzare. Cioè, io prima o poi morirò. È il suo balloon. È palesemente il suo balloon. You have it out for him, right? Don't get him in the way. No, io impazzisco. Io impazzisco. E siete delle merde. Siete delle merde. Siete delle merde. Chi è che non sa leggere i fumetti? Chi è? Chi era? Chi era? Madonna, mo vi ricerco tutti. Allora, io voglio... Madonna, ora! Allora... Porca vacca! Allora, più su... No, però, è strano anche quello, ecco, che dice qua. Ecco, precario assistente di Miura. Mannaggia a te. Poi che c'è? Bla bla bla. Forse ha concluso Zemag, maledetto. Però non dare per scontato quella traduzione in inglese sia... Però aspetta, però vuol dire che c'è confusione, no, cioè, quello sì, vuol dire che c'è confusione. Non serve che sia effettivamente lei a dirlo. Canna di fumo, canna di fumo, mannaggia a te. You have it out for him. Madonna, guarda, vi becco tutti, Ma guarda che c'è pure questa frase strana che la dice. No, è uno c'è slang. C'è qualcuno che ha detto che no, lo riconosce. No, ma in italiano bravi. È scattato l'idea, è uno slang. You have it out for him sarebbe tu. Mi arriva tipo sei qui per lui, vero? Don't get in the way. Ok, va bene, Zemag. Va bene. Boh, sembra quasi non metterti in mezzo. Sì, non pure mi verrebbe da dire in slang, non sarà così facile. Boh. Vabbè, è strano. Ma io guarda che anche slang. Quella in inglese non sono convinto che mea culpa, ecco, rimangiati quello che hai detto. Non sta leggendo i fumetti. Beh, comunque non prendete per vero la cosa in inglese perché è scritta strana. È uguale, c'è confusione. Cioè, non è scritto, cioè, se l'ha detto Kizaru è scritto di merda. E secondo me è molto più probabile che abbia detto qualcosa. No, ma infatti lei. Ci sono due verità. Cioè, Livio che non sa leggere e questa volta che avevamo ragione. Cioè, sono entrambe vere le cose. E... Ma non ho sbagliato niente, cioè. Vabbè, allora. Lui, però se lo dice in un modo strano. Vabbè, no, perché è lo slang che non mi convince. Cioè, don't mess with me, don't mess with him, dovrebbe dire. Però vabbè, dai, magari è slang americano, dai. Va bene, va bene. È scomparso, non ci voleva stare in pericolo. Sala di controllo, rispondete. Biro 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 biro, click. Asop. Sala di controllo. Tutto a posto, Franky? Qua stanno a festeggiare intanto. Mi sono distratto, non ho visto quello che è successo prima. Torna su. Ma in cazzo. No, c'è Franky che sta chiamando. Ma l'ha sparato un raggio, ma l'ha preso Kizaru col raggio. Sì, sì. Rispondete, biro biro. Ma hai capito? Ha ammazzato Kizaru. Dai, yeah. Dai, è Franky uno di noi. Io. Grande Franky. Ah, ok, perché muori. Erano anni che non mi divertivo così. Tutto a posto, Franky. Abbiamo sentito un'esplosione provenire da lì. Evviva, abbiamo trovato il codice. Oh. Ma è inutile ormai. Davvero? Alla faccia tua, York. Oh merda, stupidi geniacci. Ma bello. Lo sei anche stupidi tu a quanto pare. Stupidi geniacci, come si chiama? È una stupidi geniacci. Come si chiama quando dici una cosa l'opposto è la stessa? Uno simoro, no? Uno simoro. Stupidi geniacci. È uno simoro, è bravo, è uno simoro. Stupidi geniacci. Va bene, anime, grazie. Bellissimo, bellissimo. E ricordiamo che è lei che ha inculato tutti. Franky non ha sparato, Livio. Kizaru se n'è andato prima. Vabbè. Cambia il giusto, credo. Mamma mia, che spogliatore, Livio. sì, sì. Franky! Franky! Siamo pronti a disattivare la barriera! La nave è già sul retro dell'isola! In realtà, il tuo piano di fuga è fallito, Vegapunk. E il robottone dei sogni è stato distrutto. Vieni che ti faccio le coccole. Allora, io voglio fare una bet. Il capitolo finisce con Rufy che arriva, ritorna allora, lì in Gear Kit. Io ti dico solo che se qualcuno usa il guanto che acchiappa la luce, impazzisco. Oddio, ma l'avevo detto. Mo mi hai fatto ricordare sta cosa. Io avevo detto che c'entrava Kizaru. Ti ricordi che avevo detto? Mi sembra una cosa troppo specifica il fatto che abbia detto proprio il guanto che acchiappa la luce. Sicuro arriva Kizaru. E tutti in chat. Ma che cazzo dici? Ma anche perché ha anche... Cioè...
il guanto che acchiappa la luce serve soltanto a chi non ha laghi, perché chi ha laghi ce l'ha incorporato il guanto che acchiappa la luce. Eh? Il guanto acchiappa la luce serve solo a chi non ha laghi, perché chi ha laghi lo colpisce uguale. Ah, vediamo, però... Bonnie, col guanto di luce. No, Vegapunk. Ah, oppure arriva Orso, ci sta. Ah, Orso arriva sicuro. No, non so in sto capitolo. Vabbè, non lo so. Sala di controllo. Vabbè, questo abbiamo letto. Questo pure. Ok, sì, gli spacco in due. No, affiscelo. Gli spacco in due. Che eccolo, di è. Oh no. Quando è arrivato? Allora. Quando è arrivato? Era così piccolo, allora. Non se n'è accorto. Allora. Oh no! Kizaru! Quando è arrivato? Questo per me è un incarico difficile e vorrei farla finita subito. Che male, che male! No, questo è Vega, ma che fa la lingua. Vabbè, che male! Scottava proprio! Guarda gli occhi che escono dalle orbite. Dai, questa ci sta. Ah, in inglese dice fottuti o maledetti geniacci. Va bene, Dimitri, grazie. La vignetta è carina. Molto cartunesca. Allora, sì, c'è sempre il problema un po' di... Vabbè, dai, non voglio fare il tecnico. No, sì, non fare il pavido. No, vabbè, è sempre una questione un po' di prospettiva che è un po' strana. Cioè, lui sembra quasi davanti. È un po' strana. Cioè, Vegapunk non è esattamente in prospettiva, però vabbè. È pure un po' più scuro, non so, perché dovrebbe... Vabbè. Ha cercato di dare con la scurezza il fatto che stia dietro, però non si capisce bene. Va bene. Quindi, è questo? C'è una cosa che non mi torna. Perché Kizaru ha la voce di gatto silvestro? Perché è pigro. Perché è pigro, come gatto silvestro. Eh sì, ma pure nell'anime parla tipo così, Ciao. Ciao, con la bocchetta col ciao. Allora... Mi hai fatto volare di sotto. Ho dovuto superare la barriera due volte. Che male. Ah. Oh, si è attivato il robottone. Gli occhi si sono illuminati. Bello. Cioè, non ho capito. Lui è passato oltre la barriera e poi è ripassato nella barriera attiva? Vabbè, ma lui può fare quello che cazzo vuole. Vabbè, però... Scusa, però nel senso se tu crei una dinamica per cui non si può uscire da un posto perché c'è una barriera e poi il protagonista ha sempre potuto uscire dal posto senza problemi, la prima per uscire, la seconda per rientrare, è passato col Gear 5, no, c'è senso. Perché non l'ha fatto prima? Per uscire fuori, per andare da Kizaru, dici? Vabbè, per fare qualsiasi cosa. Stanno qua che, oddio, non possiamo uscire. Ma il poi non so il Gear 5 quanto gli consuma. Quanto lo può tenere il Gear 5? Sì, poco. Il qua i Joy Boy e ciò che serve. Cioè, consuma tanto, mi sa, sto Gear 5. Devi dura poco. Devi attivarlo per un secondo. L'ha attivato, capitano, l'ha attivato pure prima il Gear 5 e il robottone non si è attivato. Però era carina come idea. Però no. Perché l'ha attivato pure contro... Non sapeva di poterlo fare. Contro luci. Può essere una teoria. No, però, perché lui quando viene... La prima volta che passa attraverso non ci passa come Gear 5, raga. Perché lui è Gear 4 quando combatte con Kizaru, lo colpisce e lui finisce addosso alla barriera in Gear 4. Quindi lui la prima volta che passa dalla barriera in Gear 4 è in Gear 5. E questa cosa non torna. Il colpo di Kizaru. Che vuol dire che anche in Gear 4 può passare attraverso. No, ma non ho capito. Vabbè, perché il colpo era talmente forte che l'ha spaccato. A meno spaccato. Che lui non diventa Gear 5 quando sta per uscire fuori. Ma come, perché sarebbe dovuto uscire? Scusa, c'è sta Sentomaru che con... Vabbè, senza tornare a quella dinamica imbarazzante di Sentomaru che per due volte di fila succede la stessa cosa e con la stessa dinamica nessuno se lo aspetta e viene per due volte inculato lui non è di Vegapunk. Cioè?
Oddio mio. Non ho capito, cosa? Sono perso. Oddio mio. Non è una teoria? Allora, io vorrei sapere intanto come lo sai che non è una teoria. La teoria qual è? Perché Capitano ha detto una teoria che ho detto figa. Ti ho detto strano che l'abbia detta Capitano. Ah, quelli sono i tamburi. No, dice che il robottone si non so come l'avete saputo, si attiva soltanto con i tamburi della liberazione del cuore di Rufy, di Joy Boy, no? Ma anche contro Lucci si è trasformato in Gear 5? Sì. Sì, è vero. Cioè, io spero che sia la teoria che avete preso da internet. C'è la nota musicale. Ma dove? Ah, qui. Queste sono... Ah, vedi? Si riattiva di nuovo? Ma... Ah, aspetta un secondo. Ah, e allora sì. Aspetta un secondo. No, qua bisogna essere precisi. Questo è un buco di dramma quasi goffo. Non mi interessa discutere. Ma qua bisogna essere precisi. Capitolo 1043. Vabbè, ma è una teoria. Dove sta scritta questa cosa? Nel manga non esiste. No, aspetta, perché io adesso vado a cercare il 1043, e se effettivamente le onomatopee sono le stesse, allora è una teoria fondata, quantomeno. Prego, parlate. 200 anni fa era attivo? Io non me la ricordo questa cosa del robottone. 200 anni fa era attivo? Non me lo ricordo. Mai portato post messo, Mara? Fammi vedere, grazie. Mi metti sempre un sacco di cose, un bravo ragazzo. Ah, me l'hai messo in italiano. Dundudada, bello. Carino. No, ah no, anche qua sì. Beh, anche nel 1044. No, vorrei vedere il 1043. Ah, si è attivato l'ultima volta 200 anni fa. Beh, questo in realtà rende... Allora, se questa teoria ha senso, vorrebbe dire che in realtà c'è stato un Joy Boy 200 anni fa e poi ha fallito. Aspermo. Ok. No, sono diversi. Se sono quelli... Ce l'ho davanti, Livio. Allora. Eh sì. Rumble rumble. No, sono diversi. Sì, sono diversi. Zunisha dice Gioba non torna da 800 anni. Quindi o Zunisha dice cazzate, che è abbastanza comune. In One Piece dicono tutti cazzate. Sì, vero. Ci vorrebbero... Ton, sì. No, aspetta. No, 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 sono gli stessi. Ah, questi? No, sì. Quelli di prima, no, però. Però sono questi. Ton, 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 ton. È lo stesso, giusto? Fammi vedere. Allora, fermo. Fammi. Il primo sì, fammi del secondo. Il secondo devi vedere. Perché questo è il secondo. Perché vedi la nota finale? Poi è... La nota finale è questa qui. Dovrebbe essere questo. Sono tutti così. Sono, sì, sono simili, sono sì, molto uguali, sì. Sì, sembrano molto, molto uguali. Poi, quando è giapponese uno non è che, però, hanno gli stessi occhi. No, dai, io da no, allora, io capisco queste cose, però questo l'hai fatto tipo, quant'è, 10-20 capitoli fa? No, dai, non ci credo. Ma questa sarebbe... Ha bucato pure con... coi cosi, cioè l'idea è figa, con gli ordini. Sì, però quella là è una cosa complicata. C'è, cioè, qua vero, che non vero, ti ricordi. Quella è un po' più tricky. Ti puoi sbagliare più facilmente. Perché non si è attivato quando si è trasformato con Lucci? Si è trasformato con Lucci e non si è attivato. Adesso invece, dopo mezzo secondo, sì. No. Beh, se è così, è un buco di dramma. Però allora, come idea. A me questo mi fa incazzare, perché lui le idee sono fighe. Anche qua l'idea è figo, che coi tamburi si rianima il robottone. Figo, bello. Però me l'hai fatto sbagliato. Cioè, ma poi anche se fosse, ma ce n'era bisogno di trasformare Rufy contro Lucci? Perché non era nel DOM? L'unica cosa che lo salva è la distanza. Se proprio io voglio dare una giustificazione. No. No. Figa, lo sente Zunisha. No. Vabbè, però Zunisha non è un essere senziente. No, la distanza non è una distrazione. Non lo so. Se gli fa dire una frasetta in cui dice che la distanza si aggioca così.
Oppure dai, no, ma, dai, distanza, ma che schifo, ma dai. Stanno ma... veramente alla stessa distanza. Ho capito che Zunisce lo sente, ma Zunisce è un essere vivente. Guarda, questo è un robottone di merda. Guarda che non vive. Nello stesso posto. Cioè, nel senso, quando combatte con Lucci, stanno sempre dentro qua, eh. È un piano diverso, ma... stanno lì, eh. Ma sì, ma dovrebbe essere una cosa sovrannaturale. Anzi, cioè... mi sa che stanno in piano inferiore, quindi dovrebbe essere più vicino. Non è vero, Lucci. Stanno fuori. Si è attivato off screen. Ok. Quando, quando combattono. Ah, perché tu dici la. Vabbè, la prima volta stanno, si è attivato off screen. Stanno lì. No, no, questa non l'accetto. La prima volta stanno lì. Da... Però scusa, ma questo robotone non sta fuori dal dom? No, sta tipo dentro sotto. Ah, sta sotto terra, è vero. E No, allora stanno più vicini, perché quando stanno per terra stanno più vicini. Stavano più vicini. No, è vero, quello che dice Luca Matteo è vero. C'è qualcosa che non torna, perché 200 anni fa come si è attivato. Però, però questa vignetta è strana, eh? Cioè, il fatto che cioè, questa vignetta, voi che sapete leggere i manga mi insegnate che prima ci sono i tamburi, poi ci sono gli occhi che si illuminano, il beep... causa effetto, cioè i tamburi hanno attivato il robottone. Beh sì. A meno che i tamburi sono una cosa che Rufy fa o non fa senza... No, sto allora, che pensando. Non si attivi solo con i tamburi ci posso stare, ma rimane il problema che non si è attivato con Lucci. Cioè, e non mi puoi dire che si è attivato ma non l'abbiamo visto, nel senso tu non puoi non far vedere una cosa che fai vedere dopo uguale identica. Guarda, allora vi dico la scusa che daranno al conciliabolo, ok? Al conciliabolo diranno che dato che Rufy è più grosso si sente di più. Traduzioni male. Si attiva, attiva i tamburi solo in punto di morte. Che senso? Guarda, qua Rufy sta benissimo, eh? Chi sta in punto di morte? Ma poi, ma chi l'ha detta sta cosa? No, no, vabbè, oh, ma lascia, lasciando perdere chi l'ha detta, ma anche se è un'idea sua, no? Perché qua non c'è nessuno in punto di morte. Dice che era quasi morto. Ma chi? Scottava proprio. Dove dice che era quasi morto? Infatti realizzato superare la barriera due volte. Che male. Che male uguale quasi morto? Boh, va bene. Ok. Ah, dici quando passa dal dom e muore e risorge. Bello. Quindi andiamo a resurrezioni infinite con questa storia. No, ti prego, questo no. No, vabbè, dai. Anche no, perché rovinerebbe. È una gag. Tosta. Vabbè, allora, se io faccio una mia scommessa, non ci saranno ulteriori spiegazioni. Ah, vabbè, cosa. Certo. Cioè... cioè, nel senso, la cosa di Lucci verrà... verrà bypassata. Ma anche, ma a me la cosa mi fa intoppare, perché l'idea è figa, però l'hai bruciata fondamentalmente per uno scontro di merda, sì, perché no, poi no. Se potevi evitare lo scontro Lucci Rufy, dai, cioè, no, è ce n'era un'altra cosa. Poi scusa, ecco, cosa. Poi vorrei capire una cosa, scusa. Giusto, per capire un attimo la logica di quest'essere mitologico dal corpo di uomo e dalla testa di cazzo, ok? Bello, cioè, questo. Arriva Lucci, e beh, contro Lucci che fai? Non lo usi il Gear Fifth? Contro Kizaru, Gear 4. Cioè, mi spieghi cosa cazzo ti passa per la testa? Allora, no, allora, quelli secondo me sono i peggiori capitoli di Oda da... boh, forse di sempre. Cioè, la prima parte di Egghead sono... a parte la presentazione nel capitolo 1079 c'è pure lì il dum 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 bello. E comunque, cioè, vabbè, quella cosa di 200 anni prima va bene, Sara, grazie. Si può attivare anche in altri modi, non necessariamente con i tamburi. Ci può stare, avranno trovato un altro modo per attivarlo. Non è impossibile questo. E aggiungo un'altra cosa. Questo buco di trama, in realtà, anche se dovesse essere così, secondo me, e questa è un po' una cazzatina, cioè... questo qua. Non cambia niente se si attiva prima o dopo. O meglio, non cambia niente se usa il Gear Fifth o meno. Sì, no, ci sono.
Cioè, vabbè, Diminta ha fatto quelli, vedere un po' strano. Quelli che, cioè, secondo me ci sono altri problemi che sono molto più importanti che voi invece pensate. E Mara, mi metti la traduzione in inglese dove dice questo... è morto, per favore, grazie. Se puoi, grazie. Fammi sto cortesia. Ma posso dire che non me ne frega niente se la, di quanto era vivo o morto. Secondo me è molto importante. Perché è la una merda che è morto. Ah, cazzo. Una merda che è quasi morto. Che cazzo è? Attivi il gear, quello ti dà un calcio e sei morto. Ma sei una merda, sì, mamma mia. D'accordo, dai. Perché adesso, visto che Rufy può fare il gear 50 improvvisamente, è sempre quasi morto. Prima invece, vabbè, devi andare all'ultima pagina. Io non so se vi ricordate quante ne ha prese contro Katakuri. E prima di Katakuri quante ne aveva prese contro. Bella Katakuri. Colorata, però. Sì, molto bella. Non c'è l'ultima. View all. Questo è View all Captain. Non c'è. Vai oltre. Ci ha capito. No. L'ultima pagina questa. Per forza. Ah, sopra. Ok, ok. Non leggo. Boom, da. You have some. Ma me l'hanno mandata, ma grazie. Sentivo il cuore. I had crossed that barrier twice. I thought it was. Was gonna kill me. Pensavo che mi avrebbe ucciso questa. Però è una frase del cazzo, eh. Cioè, vabbè. Sì, può voler dire tutto e niente. E comunque sia. E non lo so, raga. Secondo me questa frase è messa più per giustificare il fatto che non l'abbia fatto prima. Cioè, il pensavo che mi avrebbe ucciso è una frase per dire non ho passato la DOM prima perché pensavo che mi avrebbe ucciso. Cioè, per difendere il fatto che Rufy prima non esca per salvare Sentomaru. Diciamo che è così. Comunque carina l'immagine che comunque... a parte la prospettiva che tutti fanno così con gli occhi. Allora poi Oda giustamente è figo il fatto che diventano tutti comici, anche quelli intorno a lui, però basta strabusare degli occhi fuori dalle orbite, perché mo fai una volta, due volte, tre volte, però va bene, ok. Però carino l'intento, dai, ci sta. No, aspetta, la condizione per attivare il robot qua sembra essere il Gear 50. Poi potrebbe esserci anche un altro modo per attivarlo, però... No, oppure due cose insieme. Sicuramente si attiva col Gear 50. Sì, è finito. Ma perché tu pensi che te lo spieghi? No, però pentito. Però se arriva effettivamente Kuma. Tanto in ogni caso la condizione per attivare il robot non è il Gear 50, cioè non è vero, nel senso... Se guardi il manga... Esatto, cioè, potrebbe essere che non è solo il Gear 50. È il Gear 50 sicuramente più. Il Gear 50 è... No. Deve essere una cosa esclusiva, perché 200 anni fa non c'era il Gear 50. No, non è una condizione. No. È uno dei modi. Perché sennò 200 anni fa non lo potevano attivare. Magari 200 anni fa qualcuno che sapeva ha ricreato il ritmo dei tamburi. Bello. Sì. Bello, giusto. Sì. Turu, questa è presa... Certo, perde un po'. Sì. Questa è incontri avvicini al terzo tipo. Toro. E loro riproducono il suono alla pianola e si parlano. Sì. Bello. Una banda musicale interessante. Strano che Zunisha dica che non sentiva quei tamburi da 800 Vabbè, anni. Vabbè, mica stava là. Però dici, Zunisha mica sa tutto, certo. Che cazzo stava là, Zunisha? Infatti io non ho capito perché stava là Zunisha, cioè. Soltanto per dire, ma se è Joy Boy. Ci deve essere qualcuno che lo diceva, perché sennò nessuno lo sa. Sì, cioè Zunisha sta là solo perché ci deve essere un personaggio che dice la parola Joy Boy. Solo per quello. Perché se no... Sì, passava per casa, un concerto passava per casa. Come chi vota lì. Sì, era attivo. E poi infatti se ne va, il mio lavoro qui è finito. Ma dove è finito un mammut isola di 10 chilometri? Non lo so. È stato fruttivissimo. Non è che ci ha buttato fumo negli occhi. Cioè, non è che Oda è bravo perché ci butta il fumo negli occhi. È che Oda fa le cose a caso. Sì, certo. E il fumo degli occhi lo create voi per cercare di farvi tornare le cose. Certo. Robottone, se il robottone morirà dopo aver portato la Sunny al punto X, che è il punto dove doveva andare, che non c'è riuscito l'altro robot. Basta, poi schioppa. No, sono d'accordo. Vabbè, comunque sia. Allora.
7 questo capitolo, è carino. No, a me è piaciuto, no. Carino. Ma secondo me è capitolo pessimo. Allora, no, secondo me, allora, a livello di diciamo azione non è, cioè è un capitolo comunque che manda un po' avanti la cosa. Però, però chi sa lo par suo, ti fate quanto è sbroccato, è giusto. Meno come Fabbro, non lo vedi, pim pim e te sfonda. Oh, è un vice ammiraglio, mica un coglione. È un ammiraglio. Questo, è un ammiraglio, questo capitolo è parte dal punto di partenza, per quanto mi riguarda. Allora, ecco, io sono d'accordo con Asu, cioè nel senso, questo è un capitolo che poteva essere molto bello. E purtroppo è un po' goffa la realizzazione. Sì, Dimitri. Ma io vi dico, cioè, secondo me, più che questa dinamica... Che ripeto, boh, sti cazzi, se attiva prima o meno, cioè questo è perché lui non ci pensa, mette il gear fifth, poi secondo me proprio non aveva ancora pensato a come si attivava quel robottone, poi ha detto, oh, ma invece se lo faccio attivare coi tamburi è figo, cioè, quanto è figo se la gente vede che si attiva coi tamburi, e quindi l'ha fatto, è andato in contraddizione con la dinamica di luci, no, dice sti cazzi. Beh, deve essere, cioè, il perché una cosa attivi coi tamburi vuol dire che ti dà un pregresso storico. Al quale lui deve aver per forza pensato. No. Non è una cosa così. No. Beh, però sai qual è il problema? Ma il perché? È che ti ha detto che si è attivato, che si è attivato 200 anni prima. Con luci non l'ha fatto attivare, l'ha attivato adesso. Sembra proprio una cosa dell'ho pensato adesso. Cioè, mi ho detto, ma sì, ma ci sta che l'abbia pensato adesso. E onestamente il fatto che non si attivi con luci, cioè non cambia tanto, potevi non fare essere gear fifth luci contro luci rufi, potevi fare che si attivava per un momento e poi si disattivava, poteva essere tante cose, non credo cambi molto onestamente. La giustificazione del perché non è uscito prima con il pensavo di morire, boh, diciamo che me la faccio andare bene, anche se questa cosa, cioè, dovrebbero un attimo capire un po' tutti che cominci a fare qualsiasi cosa, secondo me potrebbe rompere un po' queste dinamiche Rufy se volesse, ma va bene così. Secondo me la cosa più incomprensibile del capitolo è Akainu. Cioè, perché Akainu? Questa cosa io non la capisco. Perché è andato là? No, sì, ma cioè, perché Akainu sta a Marigioa? Si è rotto il cazzo. No, vabbè, ma cioè non... Allora, prima non esistevano i Cavalieri Divini e quindi la Marina doveva difendere Marigioa quando necessario, ok? E va bene. Ma nel momento in cui appaiono magicamente i Cavalieri Divini... Hai mannato. Cazzo, faglielo fare i Cavalieri Divini! Anche perché ha molto più senso. Ma ti pare che il Grande Ammiraglio deve andare a Marigioa? Perché? Perché non arrivano le aragoste. Ma vogliamo incazzarci coi cinque astri piuttosto? Cioè, perché non arrivano le aragoste a pranzo? Sarà responsabilità del ministro della guerra della pesca? O di quelli, non mi ricordo quei cinque quali cazzo di i cavalieri ministri della guerra sono? Intervengono in situazioni. Prendila con loro, no? Intervengono in situazioni estremamente eccezionali. Bellissimo, perché Akainu dice che è proprio una situazione sì, super eccezionale. Sì. Allora, cioè, proprio non... allora è esattamente questo l'esempio. Sì. Cioè, nel senso, allora, innanzitutto appare e agisce per giustiziare il... Ma quale eccezione? Lo dice Akainu, non lo dico io. Marco, ma vabbè, ma Marco, lascia perdere Marco. Ma lo dice lui. Ma no, ma lascia perdere. Ma dove io, ma lo dice lui, non lo dice Livio, lo dice il manga, cioè voi state andando contro il manga. Oltre quello che è successo durante il Reverie, c'è soltanto la morte degli astri, cioè nel senso, lasciamo stare Im che loro non sanno che c'è, no? Vabbè. Ma oltre quello che è successo a Reverie, gli astri muoiono. Cioè, che altro deve succedere? Sono arrivati fino alla stanza degli astri, hanno fatto un macello. E hanno, tra l'altro, sono andato io con informazioni super riservate che possono far crollare tutto quanto il mondo, e gli astri non è che hanno detto oh sì a Uomo Luna, non è che me lo recuperi un attimo quella specie di caffettiera ambulante che ha visto tutto, per dire, non so, o quell'altro dei rivoluzionari, so, cioè magari.
Sarebbe utile non far spargere la voce di quello che hanno visto quei due, no? E... c'erano i Cavalieri Divini col capitolo? Che vuol dire? Non ho capito, Green. Dice che cosa c'entrano i Cavalieri Divini. Del cosa c'entrano i Cavalieri Divini? Ma effettivamente non sa manco se ci stanno, non stanno, che stanno a fa. Ma chi so questi? Ma io vorrei capire, ma io infatti vorrei capire... dove stanno, chi sono e che stanno a fare, proprio questo. Cioè, mentre c'è Akainu, che è il grande ammiraglio della Marina, che deve prendere, andare a Marigioa. Ma perché? Perché sta a Marigioa? Non per Orso, perché che ne sa lui di Orso? Lui ci sta a prescindere a Marigioa. Vabbè, lui ci va perché dopo gli incidenti. No? Lui ci va, no, lui ci va perché, no, no, dopo gli incidenti, da mo che è passato più di un mese. E... lui ci va perché non arrivano le aragoste, perché arriva il Cavaliere Divino e rosica perché non c'ha l'aragosta. No, no, penso che quella sia una frase del momento. Non ci va per l'aragoste. Lui ci va per dimostrare che la Marina sta indagando su che cazzo è successo. Ma c'era Fujitora che ha combattuto. Beh, Fujitora non è il grande ammiraglio. Eppure è molto più altisonante. Uomo verdognolo c'era. Sì, 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 però lui ha un livello istituzionale più elevato. Ma, non ma se ci sono i Cavalieri Divini, non dovrebbero essere loro ad avere quella carica? Cioè, a Marigioa. Sì, è figo, mi piace. A Marigioa gli Assi di Saggezza e i. Come cazzo si chiamano? I Draghi Celesti. Di merda. E i Draghi Celesti dovrebbero essere difesi dai Cavalieri Divini, che tra l'altro è quello che dicono che sono. Loro sono la difesa dei Draghi Celesti. Non so, io continuo a sostenere la mia teoria che di sti cazzo i Cavalieri Divini sono la cusciurma di Shanks, poi vedremo. La tua teoria. Vabbè, teoria molti non la bello, sì, sì, per carità. E però che quindi sarebbe veramente e che banale. Quindi non stanno lì perché semplicemente fanno un po' il cazzo che gli pare, anche se dovrebbero essere i Cavalieri Divini. No, ma là, ma Marco, ma io sto aspettando... No, ma io sto aspettando... Allora. Io in realtà gongolo nell'attesa delle risposte, perché fino a che non ci sono le risposte, quello che io vedo nella dinamica narrativa non lo posso provare. Dopo le risposte invece lo posso provare, come per la storia dei Vegapunk. Prima del chi è stato, io vi dicevo che sta cosa non tornava un cazzo. E voi mi dicevate che ne sai. Poi, diciamo, si è conclusa quella dinamica e fa cagare a tutti quanti. Fa cagare a tutti quanti perché i sintomi li vedi prima. Non è che una cosa succede d'amblè. Non è che all'improvviso è una merda. Cioè, ci sono dei sintomi che ti fanno capire se sta andando verso la direzione sbagliata. Poi ci sta che ogni tanto uno sbaglia. Non è che uno è perfetto. Però, visto che tu mi presenti questi Cavalieri Divini, tra l'altro subito dopo Marigioa, cioè che il Reverì, regà, è l'attacco ai Draghi Celesti più drammatico della storia di One Piece. Vabbè, quello però ci sta che ci può andare per quel motivo, No, dico, non ci sono. Cioè, tu, il Reverì di base è il momento più pericoloso per i Draghi Celesti, no, perché vengono tutti tizi estranei che non ci stanno, ma di solito a Marigioa. Per me l'idea di base è che non ci sono, perché non c'è, cioè, lui l'ha nominati, ma questi Cavalieri Divini non sono lì. Non stanno che lì. Missione, precario? Ma chi te l'ha detto? Scusa. No, quale missione? La loro missione è difendere i Draghi Celesti. Cioè, qua ogni Reverici dovrebbero essere Cavalieri Divini a tenere d'occhio la situazione. Perché è il momento più pericoloso per i Draghi Celesti. Perché è il momento in cui non Draghi Celesti vanno a Marigioa in massa relativa. Quindi è il momento in cui si può infiltrare qualcuno può dare di matto, c'è qualcuno che ha rosicato nell'ultimo periodo e quindi vuole vendetta, ok? Sì, io sono d'accordo. E a contrastare l'armata dei rivoluzionari a Marigioa stava, anche perché lo sai perché non ha senso che stiano contrastando l'armata dei rivoluzionari da quando poi? Perché non ne ha mai parlato nessuno. Questi Cavalieri Divini, se avessero portato a termine varie missioni,
dovrebbero essere conosciuti nel mondo di One Piece, ok? Non li conosce nessuno, non c'è mai una persona che ne ha parlato fino a 20 capitoli fa. Dragon, che le ha detto come se fosse la cosa più normale del mondo, normale cosa. Nessuno ha mai detto niente. Chi sono questi? Ma chi li conosce? Ma quando mai sono esistiti sti tizi? Cosa hanno fatto in passato? Perché prima non sono mai usciti fuori? Ok? Non è dormienti, perché in realtà, cioè, te lo dice qual è il loro ruolo. E il loro ruolo, quantomeno a Reverie, si doveva attivare proprio in maniera istantanea. Oltre ad adesso, Dimitri, che ora so, Dimitri, è Discord, Dimitri, vieni a spiegare, a dare contro Meliador. Allora, è più bravo se i Cavalieri Divini fossero stati, Dimitri, sguinzagliati contro i Paesi Ribelli, li dovrebbero conoscere benissimo. Un sacco di gente dovrebbe conoscerli. Un sacco di gente. Ma tu ti immagini, ma è come se, cioè, è come dici tu, non conosci gli ammiragli. Perché? Vabbè, perché stanno in missione. Vanno a prendere i pirati. Non li conosci. Non l'hai mai visti. Nessuno ne parla. No, non è così. Se questi stanno a combattere contro i ribelli, ma dovrebbero conoscerli tutti. Io sono d'accordo. Ma come sta accadendo ora? E fino ad ora cosa hanno fatto? Fino ad ora va cosa bene, hanno Dimitri. Fatto? Hanno poltrito. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto fino ad ora? A Reverie, cosa hanno fatto? Dov'erano? Allo scorso Reverie, dove erano? A quello prima, dove erano? Com'è possibile che nessuno li conosce? Nessuno l'ha mai visti? Nessuno parla? Ma come, Melia? Dragon li conosce comunque. Erano sciolti. Quindi sono stati riuniti questo mese. E prima chi erano queste persone? È Shanks che ha fatto un accordo col governo. Li ha creati in laboratorio. No, Shanks ha fatto l'accordo col governo, nel quale dice: senti, io non mi rompete il cazzo, perché sono un drago celeste. Non gli rompono il cazzo uguale. Drago, io sono ti drago... fa capire che sono conosciuti, ma io sono d'accordo con te, perché Oda stesso è consapevole che non può far uscire dal nulla personaggi così potenti. No, questo quindi, è bellissimo, Francesco, quindi... ti prego. Cosa? Magari sono immortali risvegliati per il Nika, vengono dal regno antico. Sì, bella questa devo dire segno. Segno perché è, penso, una delle cose più belle che abbia mai sentito riguardo One Piece. No, ti ripeto, sono Shanks, ha fatto l'accordo, dice il governo: senti, io faccio finta di essere uno che difende sti coglioni, mentre voi, siccome sono come dragoni celeste, sì, non mi rompete il cazzo. No, allora, i Cavalieri Divini non mi sono piaciuti perché quando tu costruisci una narrazione, e la narrazione, diciamo, sta, cioè, il mondo è gestito a più livelli, ok? Cioè tu parti che magari è un classico, poi tu parti che conosci chi è che comanda nella tua regione, ok? Ed è il o l'obiettivo o il bersaglio o il nemico, e poi quando riesci a superare quella dinamica, tu vieni a conoscenza di altri personaggi, no? Però quando tu cominci ad ampliarti, cominci ad avere comunicazione. Quindi anche se tu magari sei ancora interna a una nazione, tu cominci ad avere informazioni sul mondo come è fatto. Okay? E infatti, per dire, la Marina, gli ammiragli vengono presentati molto presto, perché gli ammiragli giustamente erano subito nelle idee di Oda. E gli ammiragli sono una carica e hanno una potenza tale da non poter essere sconosciuti al mondo. E quindi te li presenta abbastanza presto. Ok, giusto. Poi li incontri, poi li combatterai in futuro. Però intanto sai che esistono. Poi li presenta il governo, pure gli astri, saggezza, appaiono presto. Cioè, appaiono presto. Perché? Perché sono dei personaggi così importanti nel mondo che non puoi far finta che non esistano. Okay. Bravo ragazzo Marco. Bella Marco, bentornato. Comunque a me sta la dinamica in generale del vabbè, ma poi vedi, ma poi si vedrà. Il problema è questo, è che se succede una volta dici va bene, vediamo, poi lo vedi, è una cagata e c'è una paraculata fantascientifica per cercare di far tornare tutto, che poi alla fine comunque non torna. E questa dinamica è successa per dieci volte. Alla ventesima volta. Esempi, Livio? Che li faccio.
e i cosi e l'ordine di comando. Ma vedi, aspetta, non è successo niente, capi? Dopo due capi. E il traditore. Ma vedi, oh, ma che è? E il Nika. No, ma vedi, poi guarda che è questo e quell'altro. Ogni cosa è sempre così. Sempre così. Poi viene una merda e c'è una, come i Cavalieri Divini, e succede un'altra cosa per cui di nuovo se ci sta qua in realtà solo dormienti immortali, che c'è, capito? Dici, a una certa ti viene pure da ridere. Ah, raga, molte cose Oda si è intrippato da solo, ci sta, cioè una cosa che dura da 25 anni, è normale che si intrippi da solo dopo 1092 capitoli. Sì, ma ripeto, ciao, ma ripeto. Oh, raga, la verità è una, lo sa anche è una Oda. Ed è assoluta. I Cavalieri Divini sono stati introdotti perché adesso Rufio P. E servono tizi che almeno a parola sono ancora più P. No, ma non si sa niente, Doc. Niente. Secondo me non è una questione di Rufio P. Secondo me non è una questione di Rufio P. Secondo me è una questione che, visto che ormai sai com'è il mondo, cioè, Oda non vuole far passare troppo tempo senza sorprese. Quindi dopo un po' che tu sai com'è strutturato il mondo, lui inserisce qualcosa di nuovo. Cioè Im prima non c'era. C'erano i cinque assi di saggezza. Dopo un po' ha detto, vabbè, ma così però sto governo è stantio. Allora metto Im, che è sopra gli assi di saggezza. E quindi nuovo mistero. Ok, nuovo mistero. E adesso è passato un po', no? Il governo è stantio. E... i Cavalieri Divini, ma quanto è figo Cavalieri Divini, bello poi Cavalieri Divini. Ci metti i Serafini, poi no, poi quella è dalla parte della Marina invece, la parte della Marina dice, vabbè, ormai gli ammiragli li conosce, là li cambiamo, ne mettiamo di nuovi. Ma vabbè. Guarda, Im, cioè io lo accetto e ci sta perché è una figura nell'ombra che in pochi sanno... Cioè, quello io lo accetto, i Cavalieri Divini dovrebbero essere... Cioè, se allora. Questi sedano le rivolte... Ma il mondo saprà chi cazzo sono. Oh, cioè, esatto, questo è il problema. Esatto, Im lo accetta. Esatto, la differenza tra Im e i Cavalieri Divini è che i Cavalieri Divini sono dei esecutori. Ok? Cioè, mentre Im è caratterizzato per stare nell'ombra, i Cavalieri Divini no. Ok? E quindi io lo accetto che tu mi dici che nessuno sa chi è Im. Non è un problema quello. Che nessuno sa chi è che sono i Cavalieri Divini, no. No, non è possibile. Ma non solo, ma anche che in più di 1000 capitoli i cinque assi di agenzia in tutte le loro discussioni non l'hanno mai tirati fuori. Cioè ogni volta che dici dobbiamo fare in modo che succeda questa cosa, allora il CP, la Marina hanno chiamato di tutto. C'hanno i Cavalieri Divini a un certo punto è tutto, ma poi veramente il Reverie è secondo me inaccettabile. Cioè il Reverie era il momento giusto per farli apparire. Non so, dipende. L'unica exit strategy che c'è. Sarebbe stato un Kuretkon. Sarebbe stato un Kuretkon, ma fino a Reverie non avevi mai visto Marigioa ribaltata. No, allora, che fosse comunque tardi a livello narrativo, sono d'accordo. Però almeno non era mai successa la cosa esatta per cui dicono che sono pensati i Cavalieri Divini. Ok. Però non lo so, cioè manca pure Mo, non sono di nuovo qua, non appaiono, cioè ci pensa Kaino. Ma perché ci pensa Kaino? Sì, poi per Orso che scappa pure. Io sono d'accordo che è un po' una cagata. Ripeto, allora sto capitolo aveva tanto potenziale e il problema è che sia strutturato male che disegnato male, secondo me. Cioè, veramente, ci sono tante vignette confuse, tipo quella del piedino qua, questa, le prospettive, c'è proprio un problema qua, il piedino messo così, e la scena dopo, boh, non lo so, anche a livello di disegni proprio sotto la media per quanto riguarda One Piece, ok? Anche sta scena, cioè, calcetto qua... No, se non possono muoversi da... No, se non sono d'accordo, perché se i Cavalieri Divini non possono muoversi a Marigion, dove cazzo stavano? No, non è vero, ma vi ripeto, quello, qualcuno l'ha scritto prima, ovviamente il mondo li conosce i Cavalieri Divini, perché Dragon ne parla come se fosse una cosa normale. Cioè Dragon, quando ne parla, non dice vi devo svelare una cosa,
in realtà abbia, c'è un altro problema che nessuno conosce, i cavalieri divini. Dice, no, lui dice, non è questo il problema, non mi ricordo di cosa stiamo parlando, ma il problema più grande per noi saranno i cavalieri divini. Perché come se, cioè, lui stesse parlando di una cosa che sanno anche gli altri rivoluzionari. Ma è giusto, secondo me ha fatto bene Oda a far sì che questi che si conoscano. Perché se l'avesse fatto che non li conosci nessuno, era proprio una merda. Così è un retcon. È un retcon e non ha senso che nessuno ne abbia mai parlato prima. Però almeno non ti devi poi limitare troppo nel sfruttarli dopo. Perché se tu li fai che non li conosci nessuno. Ah no, sicuro sì, Dimitri. Sì, sicuro è vero, hai ragione. Non so, secondo me invece questi cazzo di cavalieri divini servono per dare il colpo di scena a Shanks. Sempre più convinto, eh? Vabbè, giochiamo un euro. Perché quella dovrebbe essere padre. Sì, è la ciurma di Shanks. Che fa un po' il cazzo che gli pare. E secondo me il motivo per cui hanno poi loro il frutto, no? Sì, però, hanno loro il frutto perché l'hanno scoperto grazie al fatto che stanno inciucati. Oh, regà, ma 40 sub per sub goal. Dai che un po'. Sì, dai ragazzi, allora, ma scusa, Elena ci rimane male, eh? Ma anche lì, cioè, tu veramente mandi Shanks a sedare le rivolte? No, è di facciata. Cioè, nel senso, loro gli dicono a Shanks, va, fai questo come accordo. Poi Shanks fa il cazzo che gli pare. È un Mihawk. È pure Mihawk che fa parte della flotta. Mihawk fa il cazzo che gli pare. Sì, faccio parte della flotta di Sette. Faccio che vuoi, fa così. Ho capito, però, cioè, devi essere bravo a giustificare. Hanno detto che stanno a sedare le rivolte, cioè, tutte le immagini Shanks a sedare le rivolte. Lui, però. Ma questa è la mia teoria. Dico per quello che dicono loro. Sì, no, no. Grazie, Giovi. Bravo, Giovi, una a testa. Bravo, Giovi, così. Bravo, Giovi. No, invece, secondo me, l'unico modo per far tornare i cavalieri divini, del perché non stanno là, del perché stanno in giro, del perché se conoscono ma non si conoscono, cioè, soltanto i rivoluzionari lo sanno perché... E come si chiama? Dragon conosce Shanks. Così ci potrebbe aver senso. Boh, non lo so. Non c'ho... Anche perché no, quello che è Uzio. Grazie, Andrea. Andrea, grazie mille, grazie Andrea. Il padre a Marigio. Non è Uzio, dai, quello, regà. Ma non è Uzio. Raga, anche perché dobbiamo arrivare a 1000 sto mese, raga. Sì, questo mese c'è September. Quello è il padre. Vediamo il gioco. Vediamo il gioco di Pokémon Anime Night. La nuova fazione. Cioè, ragazzi. Questo mese, il ragno, più che altro il ragno col plebiscito. Questo mese a 1000 ci si deve arrivare. Cioè, guarda, invece Lava, secondo me Lava è proprio quello. Shanks mette fine a Marineford proprio perché dice la guerra è finita, perché c'ha l'autorità per poterlo dire in quanto cavaliere divino. Il soldato e l'arti non sanno che è cavaliere divino. Torna. Così torna. Così se la ragioni così ti torna. Nel senso, non tutti sanno quello è un che sia un cavaliere divino, lo sanno un pochi. Perché gli danno questa carica semplicemente perché lui è un drago celeste. Deve essere bravo a incastrare bene i punti. C'ha una exit strategy per farsi tornare il tutto. Vediamo se... Secondo me no. Comunque, ragazzi, se volete entrare su Discord a blastarci, potete entrare. I cavalieri sono Shanks e la sua ciurma. Sì. Dai, ma capito. Mezz'ora che sto a dire. No, sì, ma è una cazzata. No, scusa, quello è lo zio. È il capo di. È l'uomo luna, è lo zio. È il nonno, è il padre. Che cazzo è? Ti dico una cosa, da metanarrativo, ok? Da fuori. Non può essere Shanks per quanto mi riguarda. Magari poi mi sbaglio, Perché ha fatto vedere l'ombra di Shanks. Vabbè, no, ma invece. Cioè, sarebbe me... troppo stupido, dal suo punto di vista, tenere un segreto così. Per mettere l'ombra di Shanks ed è effettivamente Shanks. Ma invece secondo me potrebbe anche essere Shanks, ma non la sua ciurma. Al massimo lui, dopo aver parlato con i cinque astri, è diventato un cavaliere divino, al massimo. Posto che... No, sì, ma noi ma ti dice quanti sono i cavalieri divino? Si sanno quanti sono, no? Erano 9, quanti erano? Oda te vuole dare il colpo di scena, non ti vuole... Cioè, così sarebbe troppo semplice, capito? È Shanks, c'è la figura di Shanks. Ma guarda che oramai fa il giro oramai, Anzi, paradossalmente lui ti mette la figura di Shanks perché sa che la gente pensa, ma ti pare che ha messo la figura di Shanks per dirti che è Shanks?
E quindi tu ragioni pensando che è tutti tranne Shanks, perché è troppo facile supporre che sia Shanks, dato che ha messo... Però riconosci anche tu che poi non è più un colpo di scena bello. No, beh, per questo sono d'accordo. Carino! Si carica sulle spalle da solo. Domani ma il concetto diremo, di colpo di scena è relativo. Diremo ad Elena... Che è grazie a voi. Ah, devi venire a innamorarsi. Domani, ragazzi, bello. Domani sera versus film Disney contro film Pixar. A sto punto potevi mettere la DreamWorks. No, no, poi Maggi, possiamo... l'ha pure scritto, però. Io lo sei scritto, un po' una merda. Rispondi. E io stavo a fare una cosa più importante. Allora, fatto il cazzo, perché l'ho fatto tutto io, e quindi te lo prendi. Poi potremmo fare la DreamWorks la prossima volta. Ma Benato Livio non ha visto i film della DreamWorks. È uno dei miei preferiti, è Shrek. Sì, ne hai visto uno, bello. No, ne ho visto uno. Quanti? Non lo so, devo vedere la lista. Nulla, non arrivi a metà. Pixar vince tutto, vedremo. Ma non arrivi a metà. Cioè, allora tu non hai mai visto i film. Saranno 13 film. No, se film parliamo dei 13 film. Se tu devi mettere 13 film da Pixar, tu, cioè, no, tu 13 film da DreamWorks non l'hai visto. Lui dice, no, secondo me non arrivi a metà, quindi non li hai visti. Allora tu non hai mai visto i film. Non è quello, in ma generale, no, sono limitato. Non sei arrivato manco a metà. Ma guarda che i film della Pixar e i film della DreamWorks in termini numerici stanno là. Precario per no, numero. Perché infatti Precario, se tu vedi, non è vero quello che dici te, cioè ufficialmente non esisteva la CP9, ma in realtà e molti personaggi la conoscono, cioè ne parlano già prima che si riveli, perché qualcuno la conosce, qualcuno li ha incontrati, però capito, cioè, quindi qualche personaggio, non dico che qualsiasi truppino la deve conoscere, ma qualche personaggio nel corso dei 1000 capitoli gli avrebbe dovuto parlare di sti cavalieri divini, ah, che può essere, che gli hanno ammazzato un parente, che sono intervenuti in una cosa e poi hanno dato la colpa a qualcun altro, e il pennuto di merda magari che viene a conoscenza di questa cosa, e quindi non è che non erano pensati, cioè, no, c'ha che... senso sta teoria, è Shanks che si è capo della ciurma di Roger, non male, mi piace. Shanks che è capo della ciurma di Roger. Sì, quelli rimasti della ciurma di Roger. Tranne Riley. Tranne Riley. Ci stavano altri, eh? Sì, per carità. Vabbè. Sì, ci stavano altri. Cosa sta? Perché, ma poi c'è anche la questione del tizio che aveva rubato il Pony Griff, eh? Sì. Quello che fai... E poi sono della ciurma di Roger, pure lui. Pure lui. Sotto Crocus, pure Crocus, no. Pure Buggy, no. Vabbè, ma adesso un botto, guarda che quando combattono contro i pirati di nel flashback di Oden, quando combattono contro Barba Bianca, sono botto, sì, ma sono tutti no name, sì, ma tutti quelli che ti ha presentato non sono, qui dovrebbe, vabbè, tu non conosci, dovrebbe inventarsi dei personaggi che non hai mai visto. Ha presentati 4-5 di quelli famosi, cazzo, saranno stati una trentina, vabbè, capito, e sono 30 su 25 truppini, porco, sì, due, ti ripeto, è sempre qua la questione, cioè tu non mi puoi presentare all'improvviso dopo più di 1000 capitoli personaggi fondamentali per tutta la trama che non si sono mai visti né sentiti, cioè è proprio una questione di impatto narrativo pure del personaggio, cioè, ma perché nella serie TV hanno messo subito una parte importante a Garp, Cobby e il Meppo? Perché così saranno più rilevanti quando dovranno fare quello che fanno, perché nel manga quando sono diventati rilevanti non hai empatizzato, perché non te li sei inculati per troppo tempo. Cioè, il manga con Garp e Cobby ha fallito nel loro rapporto. Non dico presi singolarmente sono personaggi accettabili, ma dico nel loro rapporto il manga ha fallito. Tu non senti il dramma di Cobby che perde Garp, ok? Per te è più... lo associ di più a Rufy che se viene a scoprire che Garp è stato sconfitto, morto e svenuto com'è. Ma non è vero, vabbè, Chris, non è vero. Allora, vabbè, vale tutto. Ma che io al capitolo do 5. Per me è un capitolo che si apre in un modo e si conclude nel modo in cui doveva partire, cioè Kizaru contro Rufy Gear 5. Invece no, ti ha voluto mettere Rufy a Gear 4 e viene sballonzolato, torna. I disegni, alcune vignette sono indecenti, alcune sono decenti, però secondo me sotto la media degli standard dei capitoli di Oda normali.
E Akainu contro Orso, una merda, secondo me. È proprio quasi inutile, fondamentalmente. 5. 5. Alcune vignette non sono neanche chiare. Per me è basso. Ah, bella, sono tornati. Cioè, il problema è se poi non torna quel pezzo finale. Proprio adesso non è un buco di trama. No, io sì, 5 e mezzo, perché comunque sia porta avanti un po' la narrazione, però male, cioè, non, veramente questa cosa di non, ah, poi buco, il coso del robot che si sveglia, però con non, lo so, non è ancora un buco di trama. No. Come... E se non è un buco di trama, sei un pezzo di, cioè, merda. Secondo me fai anche fatica a trovare una giustificazione, cioè anche teorica, tralasciando che poi dovrebbe essere quella di Oda, ma anche soltanto teorica fai proprio fatica a trovare un modo in cui torna. Ma dipende. Ti ammette che ci sono due condizioni di attivazione, di cui una è tamburo e una è una cosa. E se doveva svegliare uguale quei tamburi 200 anni prima, come ha fatto? Eh no, infatti, vabbè, te lo devi spiegare. Ma non è così, 200 anni prima non si è svegliato con quell'acqua. E perché non basta la liberazione tamburo? Perché secondo lui, cioè, adesso si è creata un'altra condizione. Vabbè, ma io non lo so. Io te sto a dire, quando ghost condition. Io te sto a dire, quando lo vedrò, perché se è liberato, ti dirò se è un buco di trama o no. Per adesso non lo è. Poi vediamo. C'è Summer che vuole blastarvi in attesa. Dai, vieni, Summer. Bravo, Summer non ci vuole blastare. Summer è sempre d'accordo. Aveva fatto una domanda a un ragazzo. Dimitri, questi parlano tra di loro. Effettivamente non ho capito. Dimitri. Dimitri. Sa che cosa vuole dire Summer. Vabbè, dopo. Guarda. Summer, vuoi blastare Livio? Ma quello sempre, maestro, non è quello il punto. Aspetta, te si sente però. Ah, no, adesso si sente, ok, vai. No, era solo un problema di volume. Vai, prego, ragazzo. Beh, ovviamente, alla stessa domanda, non si deve parlare per forza di One Piece? No, se vuoi blastarci su qualcos'altro, va bene. Di chicco fuori. Ah, ok, meno male, perché non sono qui su One Piece. Ok. Vabbè, innanzitutto io voglio una delucidazione, caro Melia. Ma tu hai detto Cortopi che è caratterizzato? No. Ce l'ha con Cortopi. No, io ho detto che Cortopi è funzionale. Ok, questo va bene. Ok, sono d'accordo. Cortopi è un personaggio inutile che sta lì perché serviva a Togashi. Andiamo avanti. C'è il potere. Cioè, non è un personaggio inutile, è un personaggio funzionale all'evoluzione della trama. Esatto. Esattamente come Ulti, no, Ultima io no, esattamente come Page One, però no, sta gente ma qua. Tipo che ne so, Spopovic. Vabbè. Però se dici Spopovic è caratterizzato, no? Ma perché non è l'obiettivo del personaggio essere è caratterizzato, ma dell'obiettivo non me ne frega un cazzo, cioè il mio conto è no. Caratterizzato sì o no? No. Cioè è un brutto personaggio? No. È quello. Penso un brutto personaggio. Però se devi dire la caratterizzazione infatti, com'è. E infatti, per quanto mi riguarda, è un personaggio neutro. No, non è neutro. Perché ne abbiamo parlato in top o flop. Cioè, nel senso, secondo me è un personaggio neutro. Non è un flop, Cortopi, perché non è che dico ci ha investito tanto e ha fallito nel caratterizzarlo. Quindi, cioè, vabbè, può essere una visione giusta. Vabbè, andiamo avanti. No, però poi vorrei dire quando ti fanno il giochino. Chi butti dalla torre, mamma o papà? Non puoi rispondere nessuno dei due. E là devi scegliere. Quindi se ti chiedono top o flop, devi prendere una decisione. Un po' di è neutro. No, vabbè, non c'è nelle risposte, è neutro. Ma infatti quello che ho detto è che se devo scegliere per forza dico flop. Ma è un... C'era quello il gioco. Sono d'accordo. Sì, però cioè non è... Cioè per me i problemi dei personaggi nascono quando un personaggio prende lo schermo, se lo tiene per un po' e non funziona. Cioè io perché mi incazzo con la ciurma di Kaido? Perché la ciurma di Kaido c'ha 100 capitoli e fa cagare. Ok? Cioè quello perché se la ciurma di Kaido non l'avessi mai vista e la vedevo 4 capitoli che c'erano dei dinosauri che si picchiavano, uno che faceva la rotella con la cresta, ma chi se ne frega, vabbè, pace, cioè sono personaggi che passano un attimo di lì e via. Per me è quando vengono caratterizzati e fanno cagare. Vabbè, poi io vorrei parlare di Hot Taxi okay. Che ma non l'ho ancora finito. Non l'hai visto? Io l'ho visto, però una cosa, se in generale facciamo un open Discord, secondo me si può parlare
di tutto, eccetera. Qua è, siamo in tema, in realtà, vabbè. No, più che altro non fare spoiler. Vabbè, se vuoi posso parlare pure di One Piece. Vai, parla di One Piece, non fa spoiler su Ottawa. Il surto alivio su One Piece. In realtà era soltanto una cazzatina che a me non prego, mi piace. Prego, dillo. Prova. È che noto che ci sta poca coerenza con gli dialoghi, secondo me, in Ottaxi. Cioè si passa da una fresca, fare un frasca molto velocemente. No, non ho capito, poca coerenza con... Si passa di palo in frasca velocemente. Ma dipende. Cioè secondo me invece la bellezza di Ottaxi sta nel fatto che lui è così taciturno... Anche abbastanza pace, parla poco. Più, carino lui così. In realtà ci sta anche un piccolo bug in realtà nell'episodio 5. Se vado veloce, ma ne va. Allora, sì, ci dico, ci dico, la... no? No, no, aspetta, aspetta. Per parlare di un bug, secondo me devi fare uno spoiler. Di solito. Ma quanto è bello il taxi? Vabbè, poi in chat, sì o no? Vabbè, però dai, cioè, bravo, mi sei piaciuto. Veramente è una cosa recuperabile, sono poche puntate. Vabbè, se ragione, tu sei visto fino adesso, no. Non te lo vuoi vedere. Se te lo volevi vedere, te l'hai già. Ma che dici? Ma no, tiro. Vabbè, no, sono d'accordo con me. Le persone sanno neanche delle esistenze. Esatto. Taxi. One Piece invece. In realtà, io avrei un piccolo dubbio. Ma la mappa del. Allora, ci dicono rientro in live action, ma anche nella storia dei primi 100 capitoli. Che ci sta una mappa della rotta maggiore. Ma è una mappa per arrivare con la rotta maggiore oppure un popolo delle isole? Allora, da quello che si capisce, in realtà è una mappa per arrivare, diciamo, a Reverse Mountain, poi, perché... Perché se delle isole basta distrutta la teoria dell'Hawk Boss. Cioè, no, zero no, assolutamente no, per carità. No, le mappe delle isole Nami non le può avere, perché se no come fai a fare l'esplorazione avventurosa? Io ho un'altra domanda. Esiste un mappamondo di One Piece, lo vediamo a cosa, dai tizi a Oara. A che serve il mappamondo se non serve l'esplorazione delle isole? Ecco, questa è una cosa interessante. No, no, allora, raga, la cosa è che lei sa le posizioni delle isole e un sacco di gente ha le mappe. Aokiji stesso, comunque lo sto rileggendo, c'ha una mappa quando sta a Long Ring e ti dice esattamente qual è l'isola successiva. Okay, allora non ha senso il Lock Pose, perché delle mappe... No, allora, diciamo che il Lock Pose non ha senso se non per come gioco. Cioè... Io uso Log Pose. Ma per tu sei sport. Sicuro di questa cosa? Certo. No, del mappamondo. Sì, sì, sta. Guarda. No. Secondo me il mappamondo è un buco di trama. No. Perché no? No, tu. Guarda che non è che. Oh, Nami vuole fare la mappa del mondo. Vabbè, ma magari perché. Esiste il mappamondo. No, esiste il mappamondo perché magari quelli di Aohara erano riusciti a mappare interamente la cosa. Poi. Devi vedere perché magari guarda il mappamondo. Il mappamondo è una strozzatina. Sì, però secondo me. Ma magari il mappamondo non c'ha. Sì, Lockdown, magari non ce l'ha. Sì, no, Lockdown, Laftail. Magari non c'è. Secondo me mappamondo. Non esiste la mappa del mondo. Vabbè, comunque c'è un'altra cosa su One Piece. Vai. Allora, praticamente Sabo viene innalzato a divinità perché ha ucciso un re. Ha ucciso Cobra. Popolarmente, questo si sa. Sì. Tutti a dire fortissimo il Tequila tre fiammeggiante, una cosa simile. Luffy letteralmente ha distrutto una base del governo, non sono ancora nessuno. Beh, cioè, no, non è che non si guarda nessuno, no. Però. Ma ripeto, l'isola che non conoscono Sabo non c'è mai andato, io poi appendo i poster. Luffy, cioè, deve arrivare sull'isola a fare cose per dire, ah sì, Luffy, fortissimo. Allora, in realtà... Cioè, la differenza è che Sabo fa parte dei ribelli. Cioè, è un rivoluzionario, quindi loro esaltano il rivoluzionario perché è uno di loro. Rufy, in teoria, è un tizio... Ah, è vero che Rufy è il figlio del capo rivoluzionario, quindi su questo effettivamente sono un po' d'accordo con te. E che dovrebbe essere anche lui esaltato a bestia. Però sì, secondo me non c'era ancora questo concetto. Cioè, i rivoluzionari sono stati veramente... poco utilizzati finora, cioè, ma veramente poco. Possiamo dire che Dragon è il cordobi di One Piece. Colpevolmente, cioè, secondo me questa è una grossa colpa. Cioè, nelle cose poco utilizzate, secondo me ci sono i rivoluzionari e i Caccio d'Italia. Cioè, in un mondo del genere erano proprio chiamatissimi, e invece fanno la figura delle statuine. È un po' così. Poi io vorrei dire un mezzo parere personale,
direi che la top 5 di Melia nella live di Jujutsu Kaisen è la migliore di sempre. Oh, è proprio bella. La top 5 di Melia nella live su Jujutsu Kaisen, la prima, è proprio bella. Ma che top 5 era? Era top 5 persone che personaggi anime che assomigliano a Livio. Ah, ok. Qualcosa contro Livio, che bello. Beh, sono d'accordo. Grazie, proprio bello. Se c'è di mezzo Livio è sempre bello. Un piccolo list. Cosa dire? Un piccolo list, infine. Vabbè. Come ricordo. Ma effettivamente manco. Meglio così. Meglio così. Va bene. Grazie, ragazzuolo. No, un piccolo dissing. Aspetta, dimmi. Ah, non pensi. Che cazzo fa? No, io capivo piccolo dissing, pensavo fosse a Livio, perché la top 5 era contro Livio, quindi piccolo dissing no, a Livio. No, prego. Dissing ai creatori del gioco del gioco Pokémon. Ammazza, no, cazzo, ah, li vuoi dissare. Allora, se vuoi giocare a Pokémon Platinum soltanto con delle belle dei bei disegni di anime, perfetto, puoi comprare esattamente e giocare a quel gioco. Secondo me, ripeto, potevano farlo uscire dopo e strutturarlo un po' meglio, cioè vedere Baby Vegeta che ti fa mille bave. Ah, per le mosse dici, e la Madonna, non solo le mosse, cioè, tu le di i nomi inversi delle mosse. No, su Pokémon Essential, cioè, se poteva fare molto meglio, per questo sto dicendo, secondo me. Ah, tu vuoi un generale, altro gioco? No, io dico che se poteva fare meglio. Non è che voglio un altro gioco. Vabbè, comunque ci abbiamo giocato una volta. Che c'ha che non va adesso? Vabbè, hanno rifatto tutti i dialoghi, pieno di piccoli easter egg quando metti la televisione. Allora, tutti i dialoghi, complimenti, però. Cioè, ci vuole relativamente poco. Cioè, non fare molte virgolette. Quello sto dicendo ma è che hanno lasciato mano, allora, no, dagli una mano. Cioè, questo qui è una giusta critica. Però non me va. No, perché mi pare Livio. Io l'avrei fatto diversamente, ma non mi va de fallo. Però credo che i nomi dei cioè secondo me i nomi delle mosse non li puoi cambiare. Io non rispondo a questa accusa. No, ma penso per un semplice motivo, perché altrimenti tu non riconosci il tipo di mossa quando ce l'hai davanti. Cioè, se io ti metto una Kamehameha contro uno Zanpakuto, tu non sai quali sono gli effetti contro effetti. Se tu sei un giocatore Pokémon, invece mille bave non ti toglie danni, ma ti cala l'attacco, cose così. Quindi sai giocare meglio al gioco. Era tosto cambia i nomi delle mosse. Sì, per carità. Almeno un piccolo dissing di come l'avrei voluto io. Vabbè, giusto migliorarsi sempre comunque. Diciamo che da questo punto di vista... Però sono d'accordo di che potevo dare la mano. Okay. Vabbè, Dimitri, hai ragione. Hai fatto arrabbiare Dimitri, Siumer. Va bene, Siumer, grazie mille. Va bene. Buonanotte. Buonanotte. Io, porco Livio. Porco, bravo, quello sei, bravo, quello sempre. Bravo. Culo. Chi accede? Ciao, D. Fai metti D, povero. L'ultimo, poi è D. Io lo so chi è lui. Zore, chi è? No. Zore, ma... Zore, sotto Zore c'ha l'immaginina di Bleach. Lui è un grande. Poi è lui. È il mio acerrimo nemico, sei tu. Non è tuo nemico. Non è tuo nemico, al massimo è nemico di Francesco. E te non ti sei mai cagato di guarda mezzo. Che lui, perché tu l'hai conosciuto? Ma oggi tu ti fai dei nemici. Guarda, allora ti vorrei ricordare. È il mio nemico, no, no, è talmente. Ti osannano tutti. Allora, è talmente tanto un non mio nemico che tra le categorie degli ospiti a un certo punto lui è comparso due volte. Perché tu non leggi e ho dovuto correggere questa cosa. Vabbè, chi doveva capire, pensa quanto non è ma mio che nemico. Cazzo c'è? Madonna, ma veramente non ti si può dare qualcosa? Non ho detto niente. Che subito non ho detto niente. Non si è capito niente. Anzi, ho fatto un po' alla Oda. Ho messo delle cose misteriose. Oh. Vai, Dani, che tanto bella, so che Dani. C'hai la teoria su One Piece. Vai. È perennemente attivo, ma non si sente. Non si sente, ma è perché è basso o perché non si sente? Pronto? Ecco, Mude si sente, vai. Ah, mi sentite? Adesso bella, sì. Dani. Ciao ragazzi. Allora, no. Scusate se entro, ma avevo bisogno di sfogarmi un pochino. Prego. Allora, io lo dico a tutta la gente della chat, ma la smettiamo di difendere questa merda di One Piece, per favore? Cioè, ma... Veramente, io non lo dico da hater, lo dico da uno che ha tutti i volumi, che ha speso i peggio soldi su sto manga, che lo amo alla follia, ma veramente questa parte è proprio una merda. Cioè, non si sopporta, eh.
Cioè io ogni settimana mi trovo a riazzerare le mie aspettative e ogni volta essere deluso. Poi, scusate, era partito benissimo il capitolo, poi compare Akainu a cazzo e ci fa rivedere il flashback di quando lui aveva parlato con Bonnie. E direte voi, è una cosa successa 10 anni fa, che abbiamo letto 10 anni fa, avranno aggiunto qualcosa nei dialoghi? No, c'è Bonnie che piange per la 7ª volta e dice no, no, non è stato Kuma. No, no, non può essere vero che si è consegnato spontaneamente. Oh, basta, che coglioni. Ma pure il combattimento in Gear 5 contro Kizaru, cioè in Gear 4 contro Kizaru, ma ragazzi è disegnato una merda, cioè non si capisce niente, eh. Pare che Kizaru sta facendo i fanali a Rufy agli occhi, eh. Questa è l'unica cosa che si capisce, con le manine. Sì, effettivamente è non assurdo. Si capisce bene cosa sta facendo Kizaru, perché Rufy fa il suo solito, diciamo, raffica di pugni. E Kizaru non si capisce bene cosa sta facendo. Sì, sì, lo sta cercando di accecare, sta mettendo i fanali, sicuro. Ok, e gli abbaglianti. Gli abbaglianti, esatto. Poi Rufy viene spedito fuori, ritorna in Gear 5 e cosa mi stai cercando di dire, Oda, con quel robot a cui gli si attivano gli occhi? Cioè, cosa stai cercando di comunicarmi? Che mo è Rufy che lo fa attivare, ma che merda è sta schifezza, scusa? Qui si sta, a me piaceva pure, poi dipende sempre come e il motivo per cui il Gear 5 dovrebbe attivare quello. Però se me la metti bene è pure un'idea carina. Il problema è che è impostata di merda, perché hai dovuto fare quello scontro del cazzo. Ma perché, scusa, quel robot ha 800 anni e quello è collegato a Raggio e Boy, quindi ti vuole mettere qualcosa sulla storyline. Sì, però mi devi dare un motivo per cui si vabbè, sì, certo, e me ovviamente lo darà. Su questo io ci credo. E il problema è che si crea già subito un buco di trama, perché prima non si è attivato sto stronzo. Allora, quello che dico io è che secondo me dipende da Kuma che è arrivato, perché Kuma è di una razza particolare, quindi ci sta che magari lui ha a che fare con l'attivazione di quel robot. Però ci sono i tamburi, Rookie, eh. Ma i tamburi te li fa sentire, perché semplicemente ti fa sentire quello che succede all'esterno nel mentre che l'inquadratura è sul robot. Però se metti delle onomatopee e poi si attiva... cioè quella è una scrittura proprio che ti sta dicendo si attiva perché senti i tamburi. Sì, sembrerebbe che sono direttamente collegati. Così è perché è scritto veramente di no, merda. Semplicemente ti vuole inculare. Un po' come ti ricordi il capitolo quello di Mad Academia che finiva con la tizia invisibile che sembrava essere il cattivo. Non è la stessa cosa. E poi invece non era vero niente. Però non è la stessa cosa. Secondo me sì, se poi invece vedi che... Questo è un metodo di scrittura che... Ah, no, questi sono i plot twist faciloni. Cioè, io ti faccio vedere una cosa che è completamente sbagliata, tu non puoi sapere che è sbagliata, e poi ti faccio vedere quella giusta. Tu fai, non me l'aspettavo, grazie al cazzo. Posso fare un esempio? Vai. Un esempio proprio recentissimo, che sarebbe l'uomo marchiato dal fuoco. Oda ha dato un sacco di indizi perché tutti andassero a pensare che fosse Dragon. Capito? Ha messo la nave nera, ha messo i mulinelli che si formano con l'aria, ha detto che c'ha quel marchio e Dragon c'ha quel segno in faccia. Poi, sapete che ha fatto? Ha detto che è affiliato al governo. E da lì, sapete che sta succedendo adesso? Tutta la gente sta facendo le teorie più assurde, perché Oda vuole farti credere che Dragon o Loki o qualcun altro, e poi invece te lo vuole buttare al culo alla fine. Quindi ci sta palesemente depistando. E secondo me è la stessa cosa che sta facendo adesso. Assolutamente. Allora, secondo me no, perché sono due metodi diversi. Uno ti vuole far credere una cosa in base ai dialoghi delle persone, a quello che dicono in varie vignette del manga. Qui c'è la vignetta con sovrapposta un'altra cosa e un'altra vignetta sempre con la sovrapposizione e la conseguenza di quel suono che sente. Cioè, quella scrittura è proprio, vuol dire questo dal linguaggio manga. Vabbè, però, poi se ti vuole depistà è veramente una merda. Però dice Daniele, è vero, c'è cioè la stessa cosa, perché no, secondo me non è attenzione, perché se adesso quando viene fuori chiesto tizio effettivamente io ho visto quando è stato bruciato, ho visto che ha fatto dei mulinelli, io ci sto, ok, perché dici ok, lo potevo capire, non ci ho pensato. Se invece quando uscirà fuori questo tizio
tu che è bruciato praticamente non lo sapevi. No, il che potere... è un tizio a caso. Quello era me. No, quello è ancora peggio. Ma anche se non fosse un tizio a caso, un tizio che hai visto tre volte, ma che tu non sai che è stato bruciato o che fa i mulinelli. Non sono indizi. Guarda, cioè... allora io ci avrei una teoria, in teoria, che già torna un po' di più rispetto a dire che è Dragon, perché tutta la gente che fa le teorie su Dragon si scorda di dire che la FIT dice che è anche affiliato al governo, e se fosse davvero Dragon sarebbe un buco di trama allucinante. Cioè che mo che Dragon si metta a collaborare col governo per aiutarlo a nascondere l'ultimo Pony Griff. Cioè, ma secondo me anche roba? Prima non era Dragon, eh? Perché un tizio che va in giro da solo, cioè non lo so. L'unica idea che mi son fatto riguarda un vecchio capitolo in cui... non avete presente quando Rufy tornò a Marineford e suonò la campana 16 volte e si fece fare la foto dove c'era il tatuaggio con scritto 2 anni? Subito dopo ci stanno, proprio guarda caso, Killer e Kid, che parlano di quella campana, che in teoria era una campana che veniva trasportata da una nave leggendaria che si chiamava Oxloid, si chiamava così. E da quello che ci sta, cioè l'idea che mi sono fatto è che magari questa era una nave che ha combattuto anche negli 800 anni 800 anni prima, e per qualche incendio si è completamente annerita, e colui che sta sopra pure lui si è preso la bruciatura del fuoco. Perché poi ha pure senso, perché se una nave leggendaria della Marina la carichi su una nave leggendaria della Marina, l'ultimo Pony Griff, non è che lo butti in una zattera di merda qualsiasi. Poi guarda caso che sono stati proprio Kid e Killer a parlare di quella nave lì, e che poi sono stati i primi a menzionare il tizio marchiato dal fuoco, mi ha fatto fare questo collegamento. Allora, ci può stare, anche perché potrebbe essere appunto, potrebbe tornare con la teoria che è Saul, perché... e la nave si è fatta con legno dei giganti, anche se prende fuoco non dovrebbe distruggersi, quindi si annerisce ma non si distrugge, e la bruciatura di Saul viene dal fatto del ghiaccio che non l'ha ucciso. Poi questo no, cioè Saul che si mette a girare con la nave, non credo, anche perché comunque il Pony Griff che c'hanno su quella nave lì è il Pony Griff che nella narrazione 20 anni prima stava nell'isola degli uomini pesce. Sì. Vabbè, ma tornando al fatto che One Piece fa schifo, volevo dire anche è che tutto questo arco narrativo è completamente slegato, cioè non c'ha un ritmo costante, cioè viene spostato il focus ogni 3x2 e neanch'io riesco a starci dietro. Ma perché io sono d'accordo, perché è difficile ricordare anche pochi capitoli prima. Ma perché Oda ha capito cose. Che non gli è riuscito. Cioè Oda si è reso conto che stava a fare una cagata e ha cominciato a metterci in mezzo roba per fare hype, cioè Cavalieri Divini, Barbanera, Shanks, insomma tutti quelli, la Cross Guild, tutta sta roba che la gente piace, e Garp, e per cercare di mischiare un po' le carte su sto arco narrativo che non gli sta riuscendo. Lo so, però cosa ne risente la narrazione? Che oramai lui la punta solo sui segreti, e cosa succede? Rallenta, poi cosa fa lui? Ci dà degli indizi, poi piano piano col tempo ci dà altri indizi, fino a quando la cosa non è tipo palese al 99%, e poi ce la rivela, e tutta la gente dice ah, incredibile, bellissimo. No, cioè, non è così. Ma ragazzi, ma avete presente quando Clover parla con i 5 astri di saggezza di quello che ha scoperto? Quando Clover parla con i 5 astri di saggezza di quello che ha scoperto dai Pony Griff. Ah, beh. Pensate adesso, cioè pensate se quella parte di manga uscisse fuori adesso. Quanto sarebbe spezzettata, divisa, no, sì, cioè, rallentata. Ti avrebbero fatto vedere Clover da dietro che parla senza che tu senti, loro che reagiscono. Sì. Sì, cioè sarebbe stato
orribile, perché ora quando io leggo un capitolo di One Piece dico, mi dico già che se deve succedere qualcosa di sicuro dovrò aspettare almeno due capitoli, uno per presentarmelo come plot twist in teoria alla fine e quello dopo, se Dio ce la manda buona, lo continuo a sviluppare. Ma questa è la migliore delle ipotesi, perché sì. Vabbè, poi ragazzi, invece l'ipotesi che se lo dimentichiamo per un paio di mesi. Poi io il prossimo capitolo mi voglio vedere Kizaru contro Luffy, Gear Fifth e basta. Vediamo. Che palle, pure sto capitolo è riuscito a rinviare. Perché io vorrei ricordarti che, a parte che deve arrivare Orso, perché arriverà Orso, ma poi vorrei ricordarti che c'era una nave di Barba Nera qualche mese fa alle porte dell'isola. Ma guarda, io sono convinto di una cosa. Poi vedremo, il tempo parlerà. Però secondo me, alla fine del manga, ci saranno almeno 5 o 6 cose che erano state introdotte che non saranno mai svelate perché giustamente se le è scordate. E io sono abbastanza sicuro di questa cosa. Dai, però poi almeno quello spero di no. Non lo so. Cioè ragazzi, ma vi rendete conto che nel capitolo 800, 900 qualcosa abbiamo visto Shanks che parlava con i cinque astri e non sappiamo ancora cosa cazzo è successo. Cavaliere di Dino, te lo dico io. Cioè, ma tu... Magi. Poi vedremo, sì, vabbè, ma nel capitolo 500 Ruffy ha detto che il suo vero sogno è X e noi ancora non sappiamo X che cos'è. Ma cioè, questo lo sai l'ultima volta. Questo lo sai quando trova, secondo me il sogno lo sai quando trova One Piece. Mamma mia. Ma che serve? A che serve sapere qual è il suo sogno nel momento in cui si realizza? Cioè, io per cosa ho anelato in questi anni? Un'altra cosa che non è più il suo sogno? Perché dovrei essere contento? Cioè, se domani io arrivo con una bandana viola, ok? E contentissimo, cioè il mio sogno era sempre stato avere questa bandana viola, sono contentissimo. Voi siete contenti? No, perché... Non ve l'ho mai detto. Che cazzo è sta bandana? Quando mai è uscita fuori? Se io vi dico oggi vorrei avere questa bandana e tra 3 anni riesco ad ottenerla, il giorno che entro qua dentro c'è la ola. No, perché questa cazzo di bandana la stiamo aspettando da tempo. Perché lo scopo lì è metterti un mistero per farti poi dire: ah, vedi, cazzo, avevo capito che quello era il sogno. La ragione è in modo diverso. No, veramente l'ha cannata sta roba, Oda. Cioè, veramente è quella del sogno. Come fa aver cannato dal sogno? No, è semplicemente non te lo vuole dire perché vuole farti speculare, poi te lo dirà alla fine e tu alla fine, dopo tutte le scommesse che hai fatto con i tuoi amici, dirai al tuo amico se tu hai ragione e lui torto, vedi, cazzo, c'avevo ragione io, era questo il suo sogno, non quello che dicevi tu, sta puntando a questo, alla scommessa, alla rivelazione del plot twist finale. Perché tutti sa che stanno facendo teorie. Ma deve essere una cosa geniale perché altrimenti ti si inculano, Secondo Livio 2 è da genio. Allora, a me di sto sogno, da uno che fa teorie e tutto quanto, non me ne frega niente, cioè sti cazzi, nulla, cioè è proprio irrilevante per me, è stata solo a me quello che mi ha fatto incazzare, è stato il titolo di quel capitolo del cazzo che si chiama Il sogno di Luffy e lui non è che non ce lo fa vedere magari con un bel cambio scena facendoci vedere un'altra situazione, no, sposta tipo la telecamera da fuori la nave nel momento in cui lo dice e poi ritorna là. Cioè, ma che è sta pecionata? Guarda, io voglio fare un form. Mo vediamo anche con lo svizzero e gli altri. Di fare un form con scritto tutte le teorie di One Piece con una risposta per ognuno che dice è una merda se. Cioè, il sogno di Rupi. E tutti, e scrivo, è una merda se e ogni utente dice secondo lui che cos'è una merda. Cioè, tipo, la pace nel mondo. Per me è una... Alla fine di One Piece ce lo rileggiamo e vediamo quante cose di merda sono state fatte, effettivamente. Può essere divertente. Vediamo. Sì, lo faremo fra 15 anni. Chi si sarà sposato, chi no, però dai. Ci saranno i nostri figli che stanno aspettando di scoprire cos'è il One Piece. Sì, staranno loro a insultare One Piece in live, arrivati a un certo punto. Sul letto di morte di pasti, insulti a One Piece. Due punti. È una merda se è il viaggio. È una merda. E poi ce le rileggiamo e vediamo. Guarda, ma Busco, qua nessuno difende Dragon Ball Super. Cioè, se tu pensi che abbiamo un'idea diversa. Anzi, per me, comunque sia One Piece rimane meglio di Dragon Ball Super. Assolutamente. No? Su quello siamo tutti d'accordo, penso. Il problema è che
almeno dal mio punto di vista, questi ultimi 100 capitoli stanno drammaticamente peggiorando l'opera. Anche perché vanno anche a toccare roba cristallizzata nel tempo, cioè ci sono anche tanti flashback o tanti riferimenti a roba vecchia che funzionava benissimo, che le rimette in ballo e rischia di rovinarle. E questo è grave, Sì, guarda Amelia, io quando ho letto il Gear 5 ho detto, vabbè, ti perdono Oda, cioè perdonare vuol dire me lo godo e basta, non penso che non torni e tutto quanto, però dopo, mannaggia a te, fila dritto. No, il cazzo, cioè ho sbagliato, ovviamente, e ho paura di sbagliare la settimana prossima, quella dopo ancora, poi 3 miliardi di pause nel mezzo con dei capitoli che non portano un cazzo, non portano a niente. Bah. Io sono d'accordo. Comunque, volevo dire una cosa a Maggi. Pronto? Vai, è il tuo nemico, Maggi. Prego. Maggi, io ti sento, Quando parli di Bleach, non credere che non ti sento. Ma è un po' perché che non quando... parlo di Bleach. Però sì, ne continuerò a parlare. No, di Bleach. Volevo dirti che Ulquiorra non è morto per il potere della figa, Maggi. No. Volevo assicurare... No, non è morto pare. Per quello. Non è morto per quello, Maggi. Stai tranquillo. Ma insomma, cioè, nel senso, lei gli parla mentre lui è mezzo morente. Lui c'ha tutto il suo... Almeno nell'anime, perché io quella parte l'ho vista anime e non ho letto il manga. Quindi sicuramente nell'anime lui muore per la figa. Perché a un certo punto lui la immagina e gli dice, devo salvarla, e diventa un cazzo di bestione gigante. Se vuoi ci vediamo proprio gli episodi. Ma guarda, diciamo che cioè, la figa c'entra tanto. E poi sicuramente lui ha anche altre motivazioni, non è che è solo per la figa. Diciamo che la componente figa è molto molto forte in quel momento. Tant'è che lei è mezza morente, lui la sogna e lui no, infatti lui sì, ma infatti quello si chiama amore magico, è diverso ed è lo stesso amore che tu hai difeso nel Judgment Day di Record of Ragnarok, giustificando quel tizio che si innamorava di quella Valchiria, che cazzo è, in 5 mamma minuti. Mamma mia, che merda. Quale? Coso? Ma no, lì perché voleva farlo. Lo sportivo più forte del mondo. Lì non ci crede manco Maggio a quello che ha detto. Stava delirando. Ma lì non far power up per la figa, però, scusa, che cazzo c'entra? Lì sono allora, un tutt'uno. Quello mica si sacrifica per la figa. Lei si sacrifica per lui. Ah, sì, lei che si sacrifica per il cazzo. Boh, sì. Ma non è che conosciuto cioè, io, prima. Cioè, il mio problema con quella scena di Bleach è che lui power up per la figa. È legittimo. Ma... però non mi si può dire il contrario. Ma perché è una merda? Cioè, tu non mi stai dicendo perché è una merda. Stai dicendo è power up per la figa. Ci dovrebbe essere un'argomentazione, Maggi, dopo questa cosa qui. Boh, perché in realtà sto power up per la figa poi è fine a se stesso, perché non viene concluso nessun tipo di arco narrativo. A me non so come finisce... l'anime, però fino adesso, poi una volta che ha power uppato per la figa, boh sì, fine a se stessa la cosa. Ma, cioè lui power uppa per la figa, non si capisce se è innamorato, non si capisce se è innamorato di Rukia, non si capisce se lei è innamorata di lui, non si capisce se lei per lui c'ha amore platonico, e la cosa non continua, semplicemente almeno fino adesso, che è il primo arco narrativo dei, come si chiamano, dei Quincy... Te hai mai visto una teorica sì no ma nemmeno un principio di love story tra di loro, un teen drama, che sai che c'è amore ma odio, come non si c'è ma come dimmi. Non c'è, prego, ma dai, ma loro che si conoscono fin da quando sono bambini, ti dicono che sono amici da un sacco di tempo, guarda, hanno avuto per quanto mi guarda c'ha più feeling con Rukia proprio per ma come Maggi, c'è Orime che prova a baciare Ichigo quando deve salutare tutta la gente perché Ulquiorra la sta rapendo, Cioè, ti fa già capire che c'è qualcosa. Non mi pare che lui invece faccia qualcosa dopo, zero proprio. Cioè, quella cosa. La saga, scusami, c'è tutta la saga dei Fullbringer. Tu hai mai visto un principio di love story che continua? Dopo Aizen? No. Sì, c'è Orime che. Orime che vede Ichigo piangere e si vede lei che è disperata perché sì, dice che la visione lei di lui piange, che piange ma tra di loro non c'è empatia, non c'è amore, tu non pensi una volta che questi potrebbero stare insieme, anzi lui sì, ne frega un cazzo, lui rosica perché non c'ha i poteri, quello pensa solo ai poteri dopo, no, voglio i poteri, voglio tornare a diventare forte come prima, e poi ti ripeto, cioè, anzi paradossalmente per come te lo metto a schermo sembra quasi che lui sia molto più interessato a Rukia a un certo punto, perché cioè, si sente molto più affine a lei che non con Orime. Poi però pure Rukia viene sfanculata a un certo punto perché neanche quella love story continua.
Mo non so come finisce, eh. Mo vediamo, perché sto vedendo il video, sto vedendo, ho ricominciato a vedere gli ultimi episodi dell'anime. Vediamo se stanno insieme. Però fino adesso ho spaccato Love Story, non so. Allora Maggi, facciamo, tu hai sparato un botto, no, di non cose. È filler, non è filler, il Fullbringer. Filler un par de cazzi e canon quella roba, non è filler. È il motivo per cui lui riprende i poteri, Non è vero, non è, anzi, perché ti spiegano come e perché c'hai i poteri, coso, che cazzo dite? Come si chiama? Shadow, cazzo che è filler. Quella è roba che c'è nel manga. Livio, tu hai letto il manga, quella roba sta nel manga. Col cazzo che è filler. Prego ragazzo, dimmi. No, volevo solo dire che hai detto un sacco di robe una appresso all'altra, quindi mi prenderò il mio tempo per risponderti, perché prego, se mi metto ad argomentare... Guarda, per te mi vado addirittura a rileggere tutta la non love story di Orihime, Rukia. Cioè, ci faccio proprio attenzione adesso. Cioè, c'ho un po' di tempo, da quando Power Up per la figa a dove siamo arrivati adesso, mi vado a controllare proprio come si è evoluta questa love story, sia Ichigo Orihime che Ichigo Rukia, eh. Perché per me fino a quel momento lui poteva volesse scopare pure Rukia, per come te l'ha messa a schermo. Cioè lui la va a salvare proprio, cioè veramente, cazzo, questa stava a morire al patibolo, lui ci va convinto, cazzo, cioè no, io ti devo salvare a tutti i costi, ti devo tutto, per carità. Però poi è finita là. Vabbè, sai, ci sta, magari per me va bene. Gli ha solo salvato la famiglia Maggi, quindi ci può stare, su, ci, no, può stare anche... No, ma certo che gli ha salvato la famiglia, va bene, però quello che ti dico è che non c'è love story. Cioè, quello che io ti dico è che se tu mi vuoi mettere in Power Up per la figa, dove mi fai capire, cazzo, quello, questo far super mega cazzo di, come si chiama, maschera da Hollow per battere Ulquiorra seconda trasformazione. L'amore, giustamente, sì. Ma non c'è, vabbè, quello, ma non, allora, c'è dopo l'amore. Ma i giapponesi lo interpretano in maniera diversa. Ah, è platonico. Quando si danno la mano. Quando mai hai visto Naruto e Hinata a parte alla fine? Cioè... No, Naruto e Hinata no. Però che vuol è dire? Cioè, ma no, ci sono tanti altri manga in cui c'è almeno Sakura un principio. Sasuga, no, però Deku la minchiottina, c'è molto più una love story. Mamma mia, ammazza! Che schifo, My Hero a un certo Academia. Punto lei come si chiama? Quella lì, Toga, prende il sangue di Orihime e capisce che lei prova amore per Deku, sì, perché sì, Orihime, Orihime prova amore per Deku. Hai visto una love story tra di loro? Ma Midoriya, ma che cazzo gli è mai fregato? No, ma almeno da un lato c'è amore, cioè, vabbè, là, cioè, no. Sì, vabbè, è tipo Sakura con Sasuke, cioè. Cioè, almeno c'è qualcosa. Ma sai che me faccio, siamo Maggi? Sempre lì. Allora, io ti dico che ci stanno. Purtroppo adesso mi coglie alla sprovvista e non te li so indicare una bene. Quella la bimba, adesso... sì, bimba gravità. Dimmi. No, che adesso appunto non te li so indicare bene. Qua sul momento mi vado a rileggere bene le cose e ti dimostro che sta la storia, c'ha senso. Va mi bene. Va benissimo. See you soon. Anche va perché bene. Tanto parleremo di Bleach a breve, perché... Parleremo della nuova stagione, che credo sia quasi finita. Boh. Allora, 12 episodi la nuova? Stanno tipo a 9. Guarda, ragazzi, se la insultate, veramente fate benissimo, mi avrete solo come vostro sostenitore in quel caso. Ok, vediamo. 13, ne mancano okay, 4. Okay. Va bene. 13, stanno a 9, t'ho detto. Oh, va grazie bene. Mille, è sempre un piacere averti qui. Grazie, anche per me è sempre un piacere venire qua. Bella, ragazzi. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao ragazzuolo. Okay. Allora, ragazzi, c'è Livio, un po' di cose da fare. Quindi Livio deve fare delle cose. Anche Maggi. Più Livio. Anche è tutto più Livio tanto, quindi va bene. Ragazzi. Va bene ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio col Top e Flop, poi domani sera versus su i film d'animazione Pixar contro Disney, che poi è quasi un derby, quindi ci sarà anche Elena che ha partecipato alla stesura dei cosi e si è messa a piangere mentre Madonna, facevamo la cosa per il dramma di dover scegliere tra uno e l'altro. Quasi sono tentato di sapere cosa piace Elena per votare a principio il contrario. No, ma io le ho fatte chiedendo a Elena questa che sceglieresti, è difficile, allora le tenevo così. Se invece diceva questa, le cambiavo. Va bene. Ciao ragazzi. Bella raga, buonanotte. Ciao.